Viva Animated Time! Benvenuti all'Animated Time! Siete con noi a parlare di cartoni animati! Con i telegiaggi! Con Paolo solo, perché i telegiaggi sono a fanculo! E siamo in live! Ritrovati su Anime Sono il Cristo di Maratea. Sì, ti piacerebbe essere un Cristo, Italo. Beh, c'ha i capelli lunghi, c'ha la barba, siamo già lì. Sì, sì, ma infatti mia mamma già me lo dice che gli assomiglio. A John Lennon. No? Ah, non al Gesù, il Gesù di Sapri, quello però, che dice però John Lennon ci assomiglia davvero, Italo, secondo me. Abbastanza. Che è vero. Basta che non fai la stessa fine. Perché insomma. Dai, io lo spero. Cioè, no, spero qualcuno in chat che mi vuole sparare. No, cioè... ci dissociamo dalle tendenze del nostro compagno Italo. Ci dissociamo completamente. Vabbè, però non sarebbe suicidio. Sarebbe è uguale, non importa. Ci dissociamo anche dal suicidio, dall'omicidio, da tutto. Comunque, ciao Fede, ciao Marco, ben ritornati su Anime Tea Time. Che bello avervi qua insieme. Grazie. Come state? Grazie sempre per l'invito. Grazie a te che ci sei. Figurati. Siete i benvenuti. Poi quando c'è da parlare, quando c'è da dissare gli studi d'animazione, i producer, eccetera, eccetera, è normale dovervi chiamare. Cioè, con chi dobbiamo farlo, se no? Con chi possiamo fare del vero bullismo nei confronti degli studi d'animazione, dei creator, senza di voi? E poi Mappa se lo merita, scusate. Mappa. Io ho fatto i cazzi miei nel frattempo. No, cioè, siamo a Paolo, non succede mai che tu ti faccia i cazzi tuoi mentre siamo in una live. Allora, ragazzi, noi ieri abbiamo introdotto un po' l'argomento di cui andremo a parlare oggi, ovvero appunto di quello che sta succedendo in questi giorni con Mappa e Netflix, stanno molto facendo parlare di sé, parlando un po' anche del... insomma, in generale, di quelle che sono le impressioni che ci stiamo facendo noi su cosa stanno combinando un po' i licensor, sia a livello internazionale che a livello italiano, che fanno gli studi e bla bla bla. Oggi, appunto, volevamo poi entrare più nello specifico sui casi di Mappa e Netflix, visto che, appunto, sono il topic bollente di questo periodo, che ne parlano tutti. Ne parlo in modo chi bene, chi male, chi capendo, chi non capendo, quindi cerchiamo magari di fare un po' di chiarezza su quelle che sono le situazioni che si stanno vedendo in questi giorni, fra comunicati, smentite, prese di posizione, mancate prese di posizione, nuovi uffici che vengono aperti, che salvano gli animatori che in realtà non ci sono, eccetera, eccetera, eccetera. Ma infatti la cosa più triste non è neanche quello che è successo in sé, che già è una depressione impressionante, ma è proprio anche come è stato raccontato, perché ho visto veramente gente che non ha capito un cazzo e ha iniziato a fare video, articoli, e la confusione più totale, quindi questa è ancora più triste. C'è chi osanna l'apertura di Studio Annex come una ancora di salvezza dell'animazione giapponese, per dire. Tipo Arcanthus. Vabbè, lasciamo stare il povero Arcanthus. Però questa è una roba che viene fuori periodicamente, no? Quella di dire, ma ci sta sta figura X che salverà le cose. Innanzitutto salvare non si capisce mai che cazzo vuol dire. In primo luogo, che è molto buono. Bravissimo, e poi dopo c'è anche la questione del dire, ah sì, perché questi hanno fatto una cosa che è un prodotto di qualità, assolutamente impareggiabile, allora sicuramente salveranno il mondo. Certo. Che è un po' come dire Maruyama salverà la situazione economica del Giappone, perché era il presidente della Malta. No, la situazione economica del Giappone verrà salvata con i fondi delle tasse evase di UFO Table. Tanto dovrebbero bastare quelli per salvare tutto il Giappone. Vabbè, non so Italo se avevi preparato una domanda di partenza o se volevamo fare sempre le solite 10 minuti di cazzeggio e poi cominciare appunto con il tema odierno. Anche se mi piacerebbe che lo introducesse Paolo, visto che lo vedo molto preso, convinto. Vai Paolo. Che cazzo volete da me? Partecipi. Non mi stavo pulendo gli occhiali, stavo facendo i cazzi miei, che volete? Paolo, tu avevi dichiarato guerra a Farr. No, io con Farr non ci parlo più. Io con Farr non ci parlo più. Lui è diventato ormai colui che non doveva essere.
un pavido. Vabbè, ora, meglio così, almeno ci risparmiamo un sacco di tempo perso. Un pavido. È inutile. Che fai? Possiamo parlare di cose interessanti anziché lamentarci di cose che buono non comprendo, francamente. Sei un pavido, colui che ha ceduto alla macchina. Non sei nient'altro che un robot. Ok. Benissimo. Grazie Mahmood. Grazie Mahmood per l'abbonamento. Grazie Mahmood. Cuore rosso. Grazie anche al bot che ci legge cuore rosso. Va bene, allora, visto che non vogliamo cazzeggiare, no, e che Italo non ha preparato uno spunto da cui partire, partiamo direttamente con appunto il topic odierno, ovvero ci sapete chiarire un po' dal vostro punto di vista, che è più vicino, no, a quello che succede in Giappone, quello che succede fra gli animatori, i producer e tutto, che cosa effettivamente è stato tutto questo casino relativo a MAPPA e Netflix e come si sta evolvendo la situazione? Vuoi andare tu, Far? Nel senso che fondamentalmente abbiamo preso che sia un po' la solita solfa che in realtà viene tirata fuori sempre, cioè il fatto che ci troviamo di fronte a un vicendevole scambio di colpe, dove uno dice: ma questo è un prodotto, non è un prodotto originale nostro sul quale avevamo del potere, questi sono i soldi che ci sono stati dati e queste sono le cose che dobbiamo offrire, e l'altro che dice: ma in realtà non è così effettivamente, io mi trovo nella situazione di non poter fare altrimenti perché in seconda battuta mi devo affidare a questa figura esterna, che è un po' un discorso del cavolo secondo me, perché a fin dei conti entrambi hanno, diciamo, il loro modo di influenzare positivamente la situazione se lo volessero fare in qualche maniera. Poi certo, l'entità di questa influenza è, secondo me, come posso dire, relativa, e si può anche discutere chiaramente su quello che è realmente fattibile e quello che non è fattibile, ma chiaramente qua non stiamo parlando di economia aziendale, non stiamo parlando di management, stiamo parlando di della stampa di per sé, di quello che è venuto fuori, quindi insomma è sicuramente opinabile la mia opinione come quella di chiunque altro, però fondamentalmente questa è la solita solfa, cioè Netflix dice questo anime è originale Netflix, poi in realtà si scopre che l'ha semplicemente licenziato, e al contempo la classica situazione alla mappa che dice: ma sai com'è, qua ci sono i soldi, io mi butto, però poi quando effettivamente vedo che non è realmente così lucrativo come effettivamente potrebbe sembrare, mi trovo costretto a fare delle scelte anche un po' pericolose, cosa che comunque va detto è abbastanza atipica per mappa in senso generale, però ora io non voglio dire delle cose che sono un po' NG, diciamo, però per la situazione specifica di cui si sta parlando qua c'ha il suo senso come mai il prezzo qualcuno medio sia più basso, perché anche la stagione 1 di quel cartone aveva il prezzo medio che era più basso, anche per via di dove venivano fuori i soldi, che non venivano fuori in un modo standard. Qua se qualcuno ha idea di quali sono i cartoni mappa che sono usciti negli ultimi 2-3 anni ha già capito di quale cartone stiamo parlando, però insomma io non è che posso dirlo. Studio Mappa ci dona un euro e dice: qualcuno di voi per caso sa animare, va bene anche se sa giusto le basi, lo stipendio. E io faccio i fumetti. Fumetti brutti fai. Stesso. No, fumetti orribili, perché fumetti brutti ho già preso. Ah già, è vero, c'è il copyright. Tra l'altro ho appena 10 minuti fa è uscito un tweet del regista di Chainsaw Man, Ryu Nakayama, che ha praticamente chiarito che lui non sta cercando gente che non ha avuto che ha zero esperienza nel settore, perché probabilmente gli saranno arrivati tipo 300.000 oppure non lo so. Ha fatto ma della sì sì, cioè allora, la dichiarazione lui diceva l'opposto, diceva esatto, che voleva gente nuova. L'ha retweetata e ha chiarito questa cosa. Ma è sempre cosa, un po' così, no? Quando uno dice, idealmente, no? Dice: ah, a me piacerebbe fare una cosa veramente sperimentale con tante persone nuove che possono offrire qualcosa di fresco al mondo dell'animazione. Poi vede effettivamente che cosa producono quelle persone e dice: beh, forse. Forse non le vuole. Devo stare zitto, ecco. Che è anche un buon motivo per il quale tutti i grandi, diciamo, Sakura Kai sperimentali che ci sono stati nella prima, diciamo, stagione della webgen, tipo Pure Body,
tipo Milos, tipo Yozakura Quartet, avevano un buon, come si dice, una buona percentuale di persone relativamente nuove, ma anche una buona percentuale di animatori esperti con un certo livello di skill. Basti pensare a Norio su Yozakura e a Konishi, per esempio, su Milos, no? O Koyoshinari, o Satoru Tsunomiya, o Miyazawa, insomma, c'era un botto di gente. C'è un... Allora, ritornando alla questione di mappa, c'è Netflix, mi volevo allacciare a quello che ha detto Far, dove insomma c'è stato questa sorta di rimpallamento, non lo so se si può chiamare così, di responsabilità. Sì, no? I soliti però scaricabarile, no? Esatto, però questa cosa è dovuta alla pratica che conosciamo bene di Netflix, di dire questa cosa è mia, è originale, l'ho fatta io, quando in realtà non è così, no? Però è chiaramente, però questa volta si è ritorta contro, perché giustamente il tizio ha detto, senti, ma allora, non lo so, è un originale di Netflix, allora voi non mi state pagando bene. E Mappa ha dovuto dire, no, guardate, i soldi già erano stati concordati in anticipo, quindi praticamente Mappa ha detto, è colpa nostra, non insultate Netflix, che è ancora più ridicolo. Cioè. Ma io più che altro mi chiedo, no, visto che è uscita appunto fuori questa cosa del fatto che... il leak dell'animatore che si lamenta delle paghe, il comunicato di Mappa per far tacere i leak, quanto effettivamente di quel comunicato viene da Mappa e quanto invece è un'imposizione da Netflix per via del backlash a livello mediatico che può aver ricevuto la piattaforma. Perché cioè io mi sono fatto un attimo un mio film, che ovviamente è un'interpretazione totalmente mia, che era quella del mamma Netflix sente le voci che Netflix paga poco, si incazza con Mappa e Mappa si incazza con quello che fa il leak. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto io, ma non so quanto effettivamente sia non è da escludere, vero, ecco. Anzi, io personalmente, opinione mia, condivido abbastanza, poi chiaramente non lo possiamo sapere, perché sono dinamiche che chiaramente, però io, cioè, scusa, ma quando mai tu vedi un'azienda che fa un comunicato in cui dice sono stronzo? Scusate, cioè non mi sembra normale, nel senso. Poi non so se Farra la pensa allo stesso modo. No, io sono d'accordo. Poi, per carità, c'è anche da dire che in generale la mentalità del rapporto tra come si chiama, tra Inkai e Animation Seisaku, cioè tra comunità di produzione e studio di animazione che fa effettivamente il cartone, è sempre un rapporto un po' di servilismo del secondo nei confronti del primo. E questo, insomma, non dico che non è da escludere, dico proprio secondo me è realisticamente andato così, nel senso non è tanto una questione di imposizione o di tu devi farmi sembrare sempre bello, è semplicemente la paura di trovarsi in una situazione imbarazzante, loro che cercano di bloccare tutte le possibili uscite. Però onestamente, come posso dire, è anche un discorso un po' futile di per sé questo della Mappa, secondo me, perché tutto sommato, voglio dire, quando ti trovi nella posizione di trattare tutti malissimo, chiamare cani e porci a fare i tuoi cartoni, letteralmente, salutiamo i cani e salutiamo i porci, ti trovi in situazioni dove fondamentalmente hai un numero elevatissimo di persone rispetto a quelle che dovrebbero esserci normalmente a fare i tuoi cartoni. Cioè, voglio dire, mi sembra anche normale che prima o poi qualcosa esca fuori, nel senso, se noi abbiamo 10 persone che stanno dentro rinchiuse in una stanza e queste 10 persone lavorano a questa cosa che ha una grande NDA sopra, no? E realisticamente è più difficile che loro facciano uscire un leak piuttosto che un centinaio, se non un migliaio di persone, certo, che lavorano ad una certa cosa, magari anche all'ultimo momento e magari anche sentendosi molto presi in giro dalle figure in questione. Ora io non so se, ma io la racconto questa storia perché è molto divertente. Praticamente ci sta un certo sei sempre della Mappa, che al momento non è più Mappa, adesso è diventato Bones, se non sbaglio, credo. E praticamente lui aveva contattato vari animatori
per fare Zombieland Saga e su. E praticamente quando lui se n'è andato alla, dallo studio, fondamentalmente tutti i soldi che doveva dare a sti animatori qua, insomma, ora non si sa più se effettivamente se verranno dati, e soprattutto se ci sono ancora i documenti per poter stabilire chi ha fatto cosa e in quali quantità. Pertanto, voglio dire, non mi stupirebbe che in situazioni così mal organizzate arriva qualcuno che in preda allo sconforto e alla rabbia si lamenta e dice un sacco di cose. Cioè, certo. Sono delle situazioni che se la vanno a cercare. Se la vanno assolutamente a cercare. Ecco, io qui aggiungerei una cosa. Non è che cioè, nel senso, sì, lo vediamo abbastanza spesso, però non è facile che una persona prenda e denunci così a caso queste cose, nel senso, perché si vanno poi a creare delle situazioni psicologiche, delle tensioni magari anche con chi, persone che poi ti danno il lavoro e magari ti seguono e dicono oh, questo qua parla male, no? Non è così semplice. Secondo me non è vero, secondo me non è per niente vero, perché stiamo parlando di persone che pagano 2500 yen, quando ogni settimana qualsiasi animatore che c'ha anche solo un credito si becca tipo 10 offerte di lavoro più o meno uguali, a meno che non gli interessa fare China Soman o qualche altro anime della mappa, non c'è nessuna ritorsione importante a mandare a fare in culo qualcuno o a comportarsi male o a portare i catti in ritardo. Ora, questa roba, per esempio, anche la questione del blacklisting, che ogni tanto si parla molto, ma cos'è che fa blacklistare gli animatori, ma realisticamente uno può essere blacklistato se arriva in ritardo. Io conosco animatori che consegnano in ritardo anche di mesi le cose, però non vengono blacklistati perché la situazione è così pessima che c'è questo bisogno. Esatto, si fa quel che si può. Però fedemi chiaro, cioè questo è un discorso a livello privato di produzione o anche proprio a livello pubblico? Cioè nel senso che sai, finché lo sgarro lo fa l'animatore nel privato, nel rapporto col suo studio, è un conto. Però poi quando invece fai uscire roba in pubblico, magari il backlash può essere maggiore. No. Beh, dipende da cosa fai. Cioè, un conto è se tu dici la prossima stagione esce questo cartone che non è stato ancora annunciato e lo fa la mappa. Conto è se dici mi hanno pagato 3800 yen layout più in gang. Cioè, quello è un altro discorso, quello è diverso. E comunque conosco un sacco di animatori che dicono tranquillamente, che scrivono tranquillamente sui loro profili Twitter: se tu mi offri meno di 5000, se tu mi offri meno di 7500, io non faccio niente. E mi pare che rientri nello stesso genere di situazione più o meno. Non è una cosa da dire è un discorso come posso dire così distruttivo. Poi per carità, questo qua esce fuori perché è mappa, perché è ciccio pasticcio, perché le persone si interessano ai dettagli grossi, non solo delle cose che a loro piacciono, certo. Fondamentalmente non alle cose che non hanno, diciamo, l'interesse. Però voglio dire, io che ho un attimo più di conoscenze vado anche a setacciare certi posti alla ricerca di persone, non necessariamente semplicemente perché voglio scoprire cosa sta succedendo, ma perché magari ho bisogno del supporto di qualcuno. Cioè, in realtà, secondo me, ogni settimana di lamentele più o meno specifiche su Twitter ce ne saranno almeno 100. Ok, cioè quindi dici è più un discorso di non lo notiamo perché non sono relative a produzioni grosse o a nomi forti. Ma anche magari anziché essere una cosa del tipo ciccio pasticcio mi ha pagato 3800, diventa magari ciccio pasticcio che lo chiamo con uno pseudonimo, non mi ha ancora dato i soldi da 2-3 mesi, tipo, no? Ok. Quelle modo di borsa. Per me sono comuni, sono molto comuni. Diciamo che oggi hanno un pochino di pittello dalla parte del manico rispetto al passato, con la scarsità d'opera, con la possibilità di esprimersi di più sui social. Secondo me, se uno sta a livello basso, sì. Se uno sta a livello basso, sì. Poi dipende da cosa vuoi ottenere, perché fondamentalmente io credo che sia anche quello. Cioè, più tu vai in alto nella scala sociale del mondo dell'animazione, più chiaramente i posti sono meno, no? Cioè, nel senso, se tu vuoi fare il cosiddetto Nigenga Main, che fai semplicemente i completamenti di altri lavori fatti da altre persone,
Secondo me lì non è che ti viene richiesto niente di particolare, puoi essere anche molto scarso e puoi essere anche considerato lento, secondo me, per riuscire a ottenere comunque tanti lavori. Però se il tuo obiettivo è da qui a 3 anni diventare Sakuga Kanto, da qui a 3 anni diventare Shutsuka, dirigere un episodio tutto tuo, è lì secondo me invece però bisogna stare attenti a quello che si dice, chiaramente. Però se si parla di cose come layout e Nigenga, secondo me non hai bisogno di chissà quali, cioè puoi essere anche una delle persone più sgradevoli del mondo che tanto il lavoro lo trovi comunque. Dici, tanto c'è così tanta domanda che non è che mi faccio grossi problemi a vedere il curriculum o a vedere la personalità dell'animatore, ecco. Io ho una domanda. Sono assolutamente convinto di questo. Okay. Io ho una domanda. Vai. Poco fa si parlava del fatto che Mappa ha detto: ah, guardate, in realtà i soldi li avevamo concordati prima. Ora, se il problema alla fine è veramente il pagamento degli animatori, il fatto che questo, diciamo così, pagamento, questo budget iniziale sia di questo tipo e non più alto, da chi è dovuto? Da Mappa, che nell'effettivo non chiede di più perché accettano qualsiasi cosa per la paura che Netflix se ne vada da qualche altro studio, in qualche altro studio, o Netflix che dice questo e basta? Oh, questa è una domanda complessa da rispondere, perché ci sono tanti fattori e Mappa è in realtà ha anche utilizzato strategie diverse nel corso del tempo. Oddio, questa non so se è una cosa che posso dire pubblicamente, però ormai l'ho detta, quindi ciò. Ho usato anche strategie diverse da questo punto di vista, nel senso che c'ho delle produzioni che hanno un continuo e costante inserimento di denaro, anche supplementare rispetto a quello che era stato concordato, perché sono importanti e c'è bisogno che ci sia un certo livello qualitativo a prescindere da tutto, e ci sono anche produzioni che invece questo privilegio non ce l'hanno e molto semplicemente devono andare avanti con quello che hanno. E quindi tutto sommato, secondo me, poi se si parla nello specifico di ma per quale motivo si arriva a dei budget così bassi, budget specifichiamolo per quanto riguarda lo unit price, no? Per cui il pagamento per cut specificatamente, sì. Quello lì è molto complesso e ci sono secondo me 2 o 3 fattori principali che vanno sempre a influire. Primo è l'organizzazione, nel senso che se tu sei organizzato in una maniera tale che hai bisogno di relativamente poche persone per fare un lavoro di qualità, tu bene o male ti trovi ad avere una certa sicurezza che i soldi che tu hai speso saranno quelli che ti serviranno per andare a finire. Però se tu ti trovi nella condizione di dover dividere il lavoro in più persone, alcuni potrebbero pensare che il pagamento per cut possa effettivamente essere una soluzione, perché se tu hai, non lo so, 10 Sakuga Kantoku che supervisionano un cut solo, è come se un solo Sakuga Kantoku supervisionasse 10 cut. Che è una cosa che in parte è vera e in parte no, perché oltre ai costi relativi alla produzione in senso stretto, in termini di unit price, ci sono i costi relativi a persone che se ne vanno via e che non tornano più, che devono essere pagati magari per quella parte di lavoro che hanno fatto, costi relativi ai seisaku che probabilmente dovranno lavorare su più cose, costi relativi all'outsourcing. Certo. Che chiaramente hanno delle dinamiche differenti. Per esempio, l'outsourcing ha mediamente 3 tipi di pagamenti, in termini di come è composto il pagamento. La prima forma di pagamento è la classico quantità di lavoro tu mi dai, fondamentalmente. Secondo riguarda la qualità, in senso stretto. Cioè, se tu vuoi fare un buon lavoro di outsourcing, dei doga, per esempio, il doga è un caso classico, nel senso che tu puoi fare degli in-between frame di livello molto basso in poco tempo utilizzando una tecnica chiamata copy-paste, sostanzialmente, che è esattamente quello che immaginate, cioè si prende il frame, copia, e si sposta un po' ed è fatta, oppure si possono ridisegnare alcune parti in modo tale da far sembrare l'in-between frame più serio. E dopodiché poi chiaramente c'è la questione del tempo, no? Se tutti questi 3 elementi vengono messi, se tu vuoi fare un lavoro di alta qualità, quindi senza copy paste, in poco tempo, e la quantità di lavoro è alta perché magari si sono fatti male dei calcoli, cose che succedono molto spesso quando le produzioni devono essere concluse in poco tempo, ci credo per forza di cose che poi il costo aumenta in maniera esorbitante. Ora, da un certo punto di vista, la prima cosa che si potrebbe fare in questo caso sarebbe quella di cercare di creare un team interno un attimo più forte, un attimo più centrale all'interno della produzione, e dargli un attimo più di tempo in modo tale da
in qualche maniera evitare che questi costi aumentino per via del basso livello di qualità di output, di layout, supervisione e cose di questo tipo nella prima parte della fase di produzione. Però è anche vero che mappa appunto non ha mai, cioè non è una cosa auspicabile per mappa, perché il punto di forza della mappa è stato proprio l'opposto nel corso del tempo, ultimamente almeno, cioè quello di essere bravi, essere veloci. Però questo essere bravi, essere veloci implica un costo e soprattutto un dispendio delle risorse che non è, come posso dire, come lo potrei definire, cioè non è mirato, non è, cioè, non cerca di essere efficiente, cerca di essere efficiente in termini di tempistiche, ma non in termini di quanti soldi spendi, alla, no? Cioè, alla fine il modo sicuramente è parte del problema, evidentemente, cioè, alla fine è un sopravvivere. Il modo base che hai per aumentare le produzioni e contemporaneamente aumentare la velocità con cui le fai è semplicemente buttarci dentro più gente. Cioè, non è che c'hai altre vie, non è che c'hai la bacchetta magica. Cioè, l'unico modo per fare la roba velocemente e farne tanta è averci un sacco di gente che ci lavora. Sì, e reclutare da tutte le parti, a caso, su Twitter e cose così. E qui poi si viene a creare un altro problema. Cioè che molto spesso, per esempio, gli animatori non hanno neanche il tempo di venire formati decentemente, si va a creare poi delle cose in cui io faccio questo, ciao, vattene. Ma quello secondo me non è tanto un problema di mappa in senso stretto, perché mappa sì, no, in generale. Il team interno è piccolino, tutto sommato, non è uno studio grande. È uno studio grande se si considera lo scope delle loro produzioni in senso ampio. No? Però se si parla del dipartimento di animazione della mappa è molto piccolo, no? Esatto, guarda, è una questione relativa alla è anche una questione secondo me relativa alla formazione dei seisaku più degli animatori, perché i seisaku non dovrebbero andare a prendere le persone a caso, i seisaku dovrebbero essere in grado di creare una rete di contatti che gli permette fondamentalmente di garantire un certo livello di qualità di un episodio. Poi, per carità, ci sono persone che dicono: ma se è il lavoro più cretino del mondo, lo potrebbe fare chiunque. Che tecnicamente ha senso, che tecnicamente è vero, perché alla fine tu devi semplicemente andare da una parte all'altra e rispondere a dei problemi, fondamentalmente. Sì, ma farlo e farlo bene sono due cose diverse. Diciamo, ideale. Però nel concreto, tu dovresti essere in grado di garantire un certo livello di qualità sulla base delle connessioni, sulla base delle strategie psicologiche che tu puoi imporre sullo staff, fondamentalmente. Quindi, cioè, il fatto che questa cosa manchi totalmente alla mappa, che è uno studio, che in termini di penso che ce ne siano 3-4 che hanno più di 30 anni, sono comunque quasi tutti abbastanza giovani, direi, e molti dei quali sono estremamente giovani. Insomma, è una situazione, secondo me, legata anche secondo me a quel tipo di formazione che manca, che invece è una cosa che onestamente ci sarebbe un gran bisogno di tirarla su bene, perché insomma io mi sono trovato personalmente in casi in cui, per via del fatto che sei sicuro una persona con zero esperienza e zero formazione, tutto il lavoro che avrebbe dovuto fare lui l'ho dovuto fare io personalmente, perché non era in grado effettivamente non gli erano state spiegate, perché non aveva idea di come di chi poteva di chi si poteva fidare e di chi no. Quindi alla fine è una situazione che è un problema formativo in grande scala, direi anche. Però appunto, quando tu ti basi principalmente sui freelancer, tu devi avere un comparto di seisaku di livello alto. Se tu ti basi sul tuo team interno per la stragrande maggioranza, e poi giusto per un pochino ti occupi magari del freelancing, magari per fare qualcosa di particolare o per quel tipo di cose che il tuo staff non riesce a fare per motivi di tempo, allora ci sta il problema sia quello. Ma se il problema sono persone che lavorano da casa loro e fanno quello che loro che vogliono, che sono dei mercenari, sono dei cani sciolti in senso proprio, che fanno esattamente solo quello che desiderano fare e rifiutano quello che desiderano rifiutare, e tu lì devi avere dei producer bravi. Se non c'hai dei producer di livello molto alto, il sistema non funziona. Che secondo me è lo stesso motivo per il quale tu vedi che hai certi studi che almeno in questo ultimo periodo di tempo hai un grande divario, no, tra studi
che hanno dei, un certo tipo di animation producer, un certo tipo di seiseku, che riescono a portare avanti produzioni nonostante debbano fare affidamento su un sacco di freelancers, e studi con seiseku che devono fare affidamento su questi freelancer, e proprio perché non hanno la skill per poterlo fare bene, finiscono col peggiorare ampiamente il livello qualitativo di quello che potrebbe venire fuori. E secondo me questo di per sé è un po' un problema che sta affliggendo così tanto il mondo dell'animazione, e secondo me ci sono tanti anime, film, tanti che giovano ultimamente, che è difficile anche definirli di livello più alto delle serie televisive, perché ci sono tantissime altre serie televisive che hanno invece questo livello di seiseku medio alto all'interno dello studio, che tutto sommato sono anche di livello più alto. Mi viene in mente il film di Review Starlight che è uscito recentemente, mi viene in mente la situazione che è venuta fuori con Nikyu Chan della Studio 4C, cioè ci sono un sacco di cose che insomma ultimamente mi fanno presagire brutti sviluppi per questo modo di fare animazione. Ma per dirti, neanche Fukatsu no Lelouch era un film con dei valori produttivi da film, una cosa che notavamo con Paolo quando lo guardavamo proprio sotto gli standard. Ho due domandine veloci prima che poi Paolo aveva preso una domanda dalla chat che voleva leggere. Uno, nel panorama odierno, visto che appunto stavamo parlando di formazione delle figure professionali, ma c'è effettivamente un interesse nell'avere questo tipo di formazione? Cioè, perché appunto dici che ci manca quelli formati, ci manca gente che sia formata per saper fare il proprio lavoro, ma c'è almeno l'interesse nel farla questa cosa? Beh, in che senso però? Nel senso che secondo me ora, l'interesse teorico o l'interesse nell'atto pratico? Nell'atto pratico. Secondo me gli studi, quelli un attimo più seri, lo fanno e lo fanno anche relativamente bene ancora. Okay. Esempi di gli studi che lo fanno bene oggi. La Bones, la Colorido, la Chiovani è un caso a parte, secondo me non la si può nemmeno tirare fuori. Forse una certa parte della One Pictures, la Cloverworks non tanto. Meara, mi spiace se è bucciato questo volta. Pensando quali altre cose potrebbero essere che sono effettivamente ad un livello tale che dici ok, è la TMS sicuramente. Che altro veramente, se proprio vogliamo essere gentili, buono. Magari lontanamente un po' la Toei, ma giusto perché la Toei mi sono completamente dimenticato, ma la Toei ha assolutamente senso. Ma la Toei penso sia anche uno dei migliori da questo punto di vista, anche perché ha tutto il sistema dell'assistant in Shutsuka, che è una cosa che gli altri studi non hanno, quello del prendi una persona che viene da un'università di livello, anche la Saru tra l'altro fa questa cosa, prendi una persona che viene da un'università d'arte di livello alto giapponese o anche estera di per sé, non è che sia così importante, anziché metterlo agli in between lo metti subito a fare da assistente, da segretario ad un episode director e gli fai praticamente supervisionare un po' tutte le cose che l'episode director non può fare, al contempo facendogli imparare cose, una sorta di tutoring. Che è il motivo per il quale la Megumi Ishitani, quale era si è laureata nel 2015 credo, 2016 ora non ricordo, e dopo solo 5 anni è già un episode director con estremamente forte e anche character designer, proprio perché è partita facendo l'assistant episode director anziché partendo dagli in-between sostanzialmente. L'altra era, visto che l'avevi citato velocemente in ballo, parlavamo appunto di Mappa, del fatto che c'ha adesso se non sbaglio a 2021 era contati 200 dipendenti, 250, cosa del genere, però appunto cioè, sappiamo che non è che siccome ci sono 200 dipendenti 200 capre lasciamo non è che so 200 persone che effettivamente facciano animazione, ecco. Cioè come sta distribuiti bene o male fra producer, animatori, CGI? E per me era logica, in un'azienda
quando tu leggi 300, 400, 500 employees, non sono chiaramente tutti quelli che partecipano alla produzione magari vera e propria, ma anche, per esempio, questo è un esempio, il giardiniere che ti fa il giardino a terra, quella che ti pulisce, capito? La parte del marketing, della contabilità, risorse umane, se esistono nelle... chissà se esistono. Vabbè, insomma, non penso. Banalmente, per logica, chiaro che non sia, ma anche perché comunque mappa, poi nello specifico sono freelance, per la maggior parte sono, cioè prendere Jujutsu Kaisen, la gente dice Jujutsu Kaisen, grazie mappa, ma scusa, Ken Yamamoto, Kenshiro Watanabe, non sono legati a studio mappa, sì. Nel senso... No. Perché io mi ricordo che quando uscì nel 2017, mi pare, l'articolo sul Sakuga blog di Kevin, dove appunto parlava della nuova situazione di mappa, si parlava di un'ottantina di dipendenti, di cui in realtà 12 animatori. Volevo capire, esatto, più o meno il rapporto quanto fosse cambiato, per sapere se effettivamente questo nuovo studio Annex abbia senso farlo, o se sono sempre 12 persone. Quindi... Ma il punto è che, voglio dire, ora, mappa nel 2017 faceva quanti? Faceva 3-4 cartoni all'anno, adesso quanti ne fa? Ne fa un sacco, ne fa così tanti di più che voglio dire, non dai, puoi aggiungere quanto vuoi, ma il problema è... Poi bisogna anche dire che nel 2017 la situazione del declino dei doga fatti male, la second animation, i gang fatti che devono essere outsourcati in giro per il mondo, cioè erano delle cose che non c'erano. Oggi invece sono così distruttive che, voglio dire, anche produzioni di alta statura devono chiedere aiuto a livelli, a forme di outsourcing o forme di freelancing di livello estremamente basso per sopravvivere. Cioè tu puoi aumentarlo quanto vuoi, anche umanamente, quanto umanamente è possibile, però non è che cambia qualche cosa di per sé, secondo me. Cioè questo è il punto di base. Poi se dobbiamo dire il numero di persone, cioè dire che mappa c'ha il dipartimento di compositing, coloring e CGI, tipo 2D works interno, e questa cosa qui considera che per potrebbe sembrare poco se fai pochi cartoni, ma se fai così tante robe come la mappa potresti avere anche un buon 60 persone che fanno compositing, forse. Cioè, pensate che praticamente l'unica cosa buona, scusate, l'unica cosa di merda di Jujutsu Kaisen è quella di mappa, cioè il compositing. Il resto sono tutti freelance, per dire, quindi... Boh, sì. Dai, non l'ho trovato così brutto il compositing alla fine. Paolo, no. Ci sono quelle scene, riguardati quelle scene tipo nelle fogne, Madonna, ci sono una roba che... Vabbè, ma in generale... Comunque, seriamente, il discorso anche della sovrapproduzione, eccetera, ci ricolleghiamo anche alla domanda di prima. Come fai a dare un processo di training giusto alla gente se non c'è neanche il tempo di fare nulla, perché già hai le scadenze, certo, una dietro l'angolo? Non c'è neanche chi può formarle quelle persone. Proprio per questo mi chiedevo se ci fosse interesse a farlo, perché giustamente, cioè, se tu hai l'interesse nel formare una persona, giustamente dovresti limitare la tua produzione. Non dico fare come la Kyoto Animation, però, cioè, perché nessuno fa come la Kyoto Animation, però comunque, cioè, capisci che se tu fai meno progetti e spendi il tuo tempo per formare le persone, a lungo termine sicuramente puoi migliorare le tue condizioni, e poi capisci che non lo puoi fare se continui a prendere 10 progetti l'anno. Però capisci che una persona che arriva lì non ha esperienza, magari dovresti formarla meglio. Adesso è un po' brutto da dire, però obiettivamente si rivela essere anche, tra virgolette, un peso, perché tu a quella persona dopo gli devi fare 300.000 correzioni, fargli, capito? E anche lì poi si frammenta ancora, è tutto una ragnatela di problemi. Ti trovi gli episodi con 7, 8, 10 animation director. Più che altro, secondo me, è più una questione tipo legata al modello di business in senso generale. Cioè... Se io avessi a cuore il creare un gruppo compatto che continua a lavorare insieme per i prossimi 30 anni, chiaramente una cosa così non la farei mai, perché non ha nessun tipo di senso. Però se la tua idea è faccio più soldi possibili, mi accaparro tutte le proprietà intellettuali più interessanti, e quando c'è qualcosa di estremamente grosso, tipo quello che è successo con China Somer recentemente,
posso pure permettermi di dire, io faccio parte del comitato di produzione assieme a, all'editore originale, cioè alla, e pensi soltanto al soldo, non pensi alle conseguenze. Secondo me non è un'idea sbagliata. Cioè, paradossalmente, l'idea di dire andiamo avanti, nonostante tutte le difficoltà, ogni volta che troviamo una nuova difficoltà, rispondiamo con una sonora ammazzata di soldi, di per sé è una cosa che fa schifo per tutte le persone che ci lavorano ad una cosa così. Però non fa schifo a chi... tira fuori i soldi, è una cosa che funziona in un contesto come quello attuale, dove gli anime diventano sempre più interessanti come da un punto di vista finanziario e diventano sempre più valevoli come licenze, no? Però questa cosa non durerà in eterno, secondo me. Cioè, questo è il punto. A me sembra, secondo me, se anche solo un domani ci fosse un calo di rendite del anche solo 5-6%, secondo me, un modello così finirebbe con non essere più valido. Il punto è che ci troviamo dal 2008, direi, 2008 praticamente, 2009, che il settore dell'animazione continua a crescere sempre di più. E non... ed è un po' innaturale questa cosa qui, no? È un po' strana, ed è un... e non è... E non... appunto per questo dico, secondo me non durerà per sempre e idealmente non è una buona strategia. Però se il tuo obiettivo è semplicemente fare un sacco di soldi nell'immediato, e poi mandare tutti a casa perché te lo puoi permettere, perché in realtà tutti gli animatori che avevi erano in realtà freelancer. Cioè, di per sé non è una cattiva idea, però il problema è questo, cioè il fatto che sia una cosa che, cioè, siamo arrivati noi a creare un sistema, noi in generale, dico, non noi industria animazione, dico noi fan degli anime, siamo arrivati a creare un sistema dove anche una cosa del genere ha senso per via di quanto noi siamo appassionati dei cartoni animati, che è una cosa assurda, però secondo me la colpa è principalmente nostra, che abbiamo elevato il valore di un prodotto così di nicchia così tanto nel mainstream. Ora io non oso immaginare quanto varrà la licenza di Chainsaw Man in America o in Cina. Cioè, secondo me, con quei soldi lì tu ti potresti tranquillamente, non lo so, comprare diverse centinaia di serie negli anni, nei primi anni 10, fine degli anni 0. Cioè, è assurda come cosa. Di quanto si sono alzati i prezzi delle licenze internazionali negli ultimi 5 anni? Troppo. E vabbè, cioè, ma scusate, a me sembra pura logica di mercato, c'è richiesta, certo, aumenta il costo, e io secondo me in realtà dare la colpa al fan non è corretta, cioè secondo me è che in realtà... Ma non sto dicendo la colpa al fan, sto dicendo che questa è una situazione che si è andata a creare per via del fatto che ora gli anime hanno questo valore di mercato importante, intrinseco. Ma secondo me... Non è un problema, secondo me, della... industria giapponese di per sé, e invece sì, è il problema di una situazione innaturale che si è andata a creare nel mercato, perché non hanno competitori, scusate, perché a me questo sembra il problema del capitalismo, niente di diverso da questo capitalismo senza competitor, perché perché non esiste in realtà un reale competitor all'animazione giapponese, per cui quella è la richiesta, tu solo là puoi andare ad attingere, quindi è normale che i prezzi lievitano se c'è troppa richiesta. Non c'è qualcuno che ti mette un freno e ti dice: guarda, io questa di qua, la stessa tipo di animazione fatta in Cina, te la vendo meno. Non c'è la richiesta per quella cinese. Ma però l'assenza di competitor l'abbiamo generata noi, secondo me. Sì, esatto, esatto. No, però non li consideriamo. Esatto, secondo me è una questione di feticizzazione del prodotto giapponese, in un certo senso. È tutto un... In questo senso è colpa del fan, secondo me. Sì, ma che è un fan non dell'animazione in senso stretto, ma è un fan dell'animazione giapponese di un certo tipo. Sì. Beh, c'è anche da dire che l'animazione 2D americana negli ultimi anni è... prima era della Madonna, adesso è crollata molto, quindi comunque nel senso il competitor obiettivamente c'era, poi si è ucciso da solo perché non ha più idee, non ha più un cazzo, Disney merda. È normale. Vabbè, secondo me no, però dai. Cioè io sono un po' di parte perché sono un vampiro, chiaramente. Però l'episodio 9 di Castlevania, secondo me, è stato il miglior episodio anime dell'anno per me. Però lì è palese diciamo l'ispirazione, no, giapponese. Io ti parlo di... ma è dimostrazione di come i competitor ci sono e sono anche forti, però...
cioè, non è che hanno la possibilità di inserirsi nel mercato come potrebbe fare l'attacco dei giganti S4. Certo. Poi adesso comunque la divazione occidentale, americana, seriale, un buon momento lo sta attraversando grazie alle piattaforme di stream, per esempio. Sicuramente la Disney è meno forte rispetto al passato, ma perché la Disney fa outsourcing praticamente su qualsiasi serie e non ha un reale interesse nell'animazione seriale. Anche per questo, secondo me, si stanno riferendo un attimo, stanno provando a riferirsi all'animazione giapponese per provare a cavalcare strada. Star Wars Visions, secondo me, diciamo, nell'ultimo periodo, diciamo, nell'immediato, se parliamo tipo 2019-2021, questo periodo qui sostanzialmente, secondo me siamo passati da un momento in cui l'animazione 2D americana si dava un po' per morta, la si dava un po' per sconfitta e incapace di guardare a se stessi in maniera più obiettiva e magari anche di cambiare, ad un cambiamento secondo me importante che anche nei prossimi anni si vedrà e potrà in qualche maniera dare tanti punti interessanti di riflessione anche per l'animazione nipponica in termini di come realizzare certe cose. E secondo me Castlevania è soltanto un primo passo, anche perché le cose che usciranno in prossimi anni della Powerhouse saranno sicuramente più grosse di quelle che sono uscite recentemente. Però anche solo vedere quanto era difficile copiare lo stile di animazione tra virgolette nipponico nella prima stagione e invece cosa abbiamo avuto nell'ultima stagione con le scene di Tamlu che erano palesemente ispirate a Onsen, mamma mia, momenti in cui c'erano le correzioni del regista fatte alla giapponese, per cui con il regista che ridisegna, no, i vari cut, poi nel gergo americano non si chiamano cut, però avete capito, degli animatori, no? Cioè il fatto di come ci sia stato questo livello di crescita lì almeno dentro Powerhouse, secondo me è una di quelle cose che ti fa dire in realtà il mondo dell'animazione 2D sta indubbiamente crescendo rispetto a come era pochi anni fa, dove si dava tutto per morto per via di un 3D che avrebbe sostituito qualsiasi cosa. Però, appunto, secondo me il brand anime, tra virgolette, è diventato troppo grande per essere un qualche cosa sul quale si può investire senza remore di poter sacrificare qualche cosa. Perché ora uno può tranquillamente sacrificare qualsiasi cosa fondamentalmente in nome del profitto dal licensing e ottenere dei soldi importanti, e questa cosa qui non è una cosa naturale appunto in un mercato sano, diciamo. Ma infatti io qui vorrei fare una domanda provocatoria, no? Mettiamo che domani il presidente dei cartoni giapponesi si sveglia e dice: io basta, mi sono pentito, voglio essere una persona buona, da oggi paghiamo benissimo tutti, paghiamo pure le pensioni, paghiamo qualsiasi cosa. In quanto tempo chiudono tutti gli studi, secondo voi? È chiaro che non puoi pagare tutti bene. Secondo me no, secondo me questo è eccessivo. Intanto secondo me ci sono molti più cartoni di quelli che dovrebbero esserci, in primo luogo. Quello secondo me è il problema e grosso. In secondo luogo, alla fine, chi ne soffrirebbe in questi casi qua non è chi fa un buon lavoro o chi produce cartoni. Chi ne soffrirebbe qua sono principalmente gli studi di outsourcing. Sono principalmente gli studi di outsourcing, secondo me, che si troverebbero in questa situazione qua. Perché fondamentalmente quelli che secondo me il vero problema del fatto che i rate sono bassi è dovuto al fatto che c'è un'imposizione dall'alto di voler guadagnare più soldi di quelli che realmente sarebbero realizzabili se i costi di produzione fossero più alti sulla base di, come si dice, di unit price di livello più alto, no? Secondo me se gli unit price passiamo dal 2500 standard di base, che è quello normale di oggi del layout, al 10.000, secondo me se noi arriviamo anche a 10.000 e abbiamo gli stessi introiti a livello di licensing, a livello di merchandise, a livello di BD, a livello di
pubblicità dello streaming e cose di questo tipo, secondo me non cambierebbe più di tanto. Poi certo, tanti cartoni inutili, brutti, che non servono a nessuno e che vengono fatti in 448 perché bisogna fare la trasposizione di questo o di quell'altro, sicuramente non ci sarebbero, ma non è che secondo me il mondo dell'animazione in sé ne soffrirebbe così tanto, ne soffrirebbero tutte quelle costole che sono andate a creare sulla base del fatto che c'è bisogno di fare 50 anime ogni stagione. Non ne soffrirebbe la Bones, perdono, ne soffrirebbe però la Toei, ne soffrirebbe però poi anche le Filippini, che fa lavoro fatto male in poco tempo, ma tanto vengono presi lo stesso perché pagano pochissimo e, poi... e chiedono pochissimo. Sì. Poi, però... poi anche a livello di percezione secondo me non cambierebbe tanto, perché comunque il pubblico questa sovrazione non la riesce a percepire. Quindi anche se cambiasse lo status quo nella mente del fan, rimarrebbe uguale. Sì, però il problema è che poi arriva Kadokawa che ti dice che vuole aumentare la produzione del 40% per i prossimi 4 anni, perché tanto di cartoni, adattamenti, light novel di merda non ne fanno già abbastanza. E quindi cioè, tutto va in fumo, perché cioè, devi per forza farli se quelli ti arrivano a fare richieste del genere. E quindi fai... porti ancora più distruzione in una macchina che di per sé sta collassando, e se va avanti così, boh, una decina d'anni li camperà ancora? Chi lo sa? Ma ogni volta che si dice che l'industria dell'animazione sta per crollare, alla fine continua comunque a sopravvivere in maniera purtroppo, aggiungerei. Vabbè, però io penso sempre... Però si nota. Però io penso una cosa, ipotizzando anche che domani fallissero tutti gli studi d'animazione, il giorno dopo ne fonderebbero altri, fino a che non si arriva, al fallimento, al prossimo, e si richiude e si riapre. Questo perché è la base di una macchina di produzione. Se effettivamente, è perché ritorniamo sempre là, se c'è richiesta qualcuno si metterà a lavorare per rispondere a questa richiesta. No, sì, assolutamente. Però il fatto è che finché il sistema rimane questo, Finché il sistema rimane questo sarà ciclica la cosa, ovvero si arriverà a un punto di non ritorno, si crolla, qualcun altro riprende la barca in mano e vai avanti, quello se ne va perché scappa con i soldi, arriva un altro, arriva quest'altro, si ruba di nuovo i soldi, se ne scappa, più o meno facendo spoiler non contestualizzati, ecco, sì, spoiler non contestualizzati, quindi per far capire che comunque il sistema è marcio, e per quanto può essere marcio, in un certo modo deve andare avanti, perché poi ci siamo noi che vogliamo 50 fottuti cartoni a stagione, esatto, io ne sto guardando 30. Discorso, no? Capito? È quello il discorso di base, è il fatto che c'è un prodotto che obiettivamente c'ha un valore molto più alto di quello che però, dovrebbe avere, fondamentalmente. Tutti questi cartoni che vengono prodotti, no? Ma... io comunque non credo che tutti quanti aspettiamo i cartoni secondari, no, del cazzo, che nessuno se li guarda. Ma infatti, ma questo la maggior è il punto. Parte, cioè, secondo me hanno un valore che è molto più alto di quello che dovrebbero avere. Perché le trasposizioni dei vari isekai che si guardano pochi milioni di persone nel mondo, e vengono dimenticati alla stagione successiva, con buona pace di tutti quelli che magari dicono, ma in realtà il 90% di questi cartoni qua sono in realtà molto belli, tutto quello che volete. È un esempio a caso, non dovete prenderlo nello specifico, ok? Io. Esempio a caso. Anche la se fossimo nei primi anni 2000 potremmo dire gli harem. Yeci, bra. Esatto. Sempre io. Non siamo più in quell'epoca lì, purtroppo. Purtroppo, infatti. Io tutte le mode me le gestisco tutte così, li guardo tutti quelli di moda del momento, perciò... Vabbè, no, ti mangi, cioè, qualsiasi cosa, Paolo. Alla fine... quei cartoni lì, secondo me, in termini di investimenti, per chi magari fa l'opera originale, valgono anche, ma se li dobbiamo considerare come degli investimenti in senso ampio, no? Gli investimenti a 360 gradi, cioè sono cavolate, secondo me. Sono delle cose che non avrebbe nemmeno senso fare, se tu devi dire, vorrei vendere 10.000 copie in media di questo BD qui che costa 100 euro, cioè non lo fai, non lo faresti mai, lo fai perché ci sono un sacco di condizioni per le quali vale la pena farlo, però il problema è che, ripeto, da un punto di vista del loro valore in sé per sé, sono dei prodotti che non sono così interessanti, non sono così vendibili, sono anche quei prodotti che, voglio dire, non puoi nemmeno vendere facilmente alle piattaforme di streaming, perché appunto sai benissimo che fra
sei mesi tutti se ne saranno già dimenticati. Ma infatti per questo io dico, cioè, ok, sì, i cartoni sono sempre più popolari, c'è sempre più gente che li guarda, però la gente si concentra molto su titoli specifici, cioè tutti gli anime che escono per stagione, non è che se li guardano tutti quanti, se li vanno a guardare tutti, la maggior parte... quelli che magari... fanno parlare di sé. Esatto, quindi secondo me c'è anche un problema nel, ok, ma questo manga, questa light novel, questo prodotto... Non è che forse gliela danno troppo facilmente una trasposizione animata? Perché secondo me il problema è anche quello. Infatti, cioè, secondo me una soluzione, come ovvio che sia, dovrebbe essere la diminuzione delle commissioni piuttosto che l'aumento, come vuol fare Kadokawa o chi per lei. Però, d'altra parte, cioè, come si può fare per arrivare a questa situazione? Secondo me secondo me è un problema anche... del mercato dell'animazione, cioè che è un mercato fortemente legato alle trasposizioni, dove gli anime originali non vengono valutati, e questo secondo me è un problema anche dei fan, secondo me, però non è un problema semplicemente del... nel senso che i fan sono quel tipo di persone che si vanno a leggere il fumetto semplicemente per andare a dire: ma lo sapevi che nel fumetto questa cosa qui è diversa? Oddio, l'hanno cambiato questo piccolo momento dell'opening che dura 2 secondi in realtà è uno spoiler di una cosa che succede nel quarto volume. Quelli sono un problema serio per il mondo dell'animazione, secondo me, perché obiettivamente finiscono col far perdere valore a cose che effettivamente sono prodotti artistici pensati da persone del mondo dell'animazione che vogliono esprimere al mondo, in nome invece di dei prodotti su commissione che, per quanto possano essere ben fatti o interessanti, quello sono dei prodotti che servono per farti entrare all'interno di un franchise. E il fatto che ci sono certi, secondo me, il fatto che non ci sia questa cultura del vedere come una cosa più imprescindibile di altre l'anime originale, secondo me fa danno in questo senso. È un problema che io è un problema col quale io sono in pieno conflitto con la community, perché a me dà molto fastidio quando io vedo persone, anche miei amici, che mi dicono: a me piace questo cartone originale, però io francamente Non me la sento di dare tutto questo spazio all'interno della mia, nel mio palinsesto di cose che mi guardo, perché ci sono questi altri 2-3 cartoni che sono trasposizioni di fumetti che magari già apprezzo, che voglio guardarmi a tutti i costi. E io dico: cioè, secondo me tu sei un problema in quel caso, tu sei parte del problema in quel caso. Ma perché purtroppo c'è, ora non so se magari non nella community più ristretta, più di nicchia a cui fai riferimento tu, ma parlando della community più allargata, no? Vedendo per esempio... No, io parlavo dei miei amici, non parlavo della community. Appunto, cioè, dicendo appunto... Amici normi. Parlando proprio un discorso più generale. Esatto, amici normi. Ah, amici normi, scusate. Perché in realtà è più probabile che i normi vedano 3 cose invece che io che ne vedo 30 in una stagione. Fai conto che i miei amici si conoscono l'Attacco dei Giganti, My Hero Academia e altro. Cioè, ma insomma, parlavo di amici normi che sono che guardano 15 cartoni a stagione. Okay. Non nel senso amici normi che guardano Naruto e l'Attacco dei Giganti. Ah, ok. Comunque il problema è quello di cui dicevamo sempre, che purtroppo l'anime viene visto dalla maggior parte del pubblico come soltanto un prodotto derivato del manga. Che non ha una colpa di Kirio. No, anzi che ci abbiamo fatto la conferenza con Kirio proprio a Modena per parlare anche di questa cosa. Cioè, in realtà è colpa di Tezuka. Io invece ho un'altra domanda. Sì, poi ricordati, devi ancora fare quella che aveva fatto il ragazzo prima, e c'è anche una di Katsu. Sì, sì, allora, in realtà quella già ce l'ho da parte. In realtà la mia domanda è: visto che abbiamo dato la colpa a Netflix in un certo qual modo, io in realtà vorrei fare una domanda un po' più generica. Sì, ma un po' più generica. Secondo voi, in realtà, non è che forse questa situazione sia dovuta all'introduzione preponderante dello streaming legale piuttosto che al consumo che avevamo precedentemente tramite la TV?
Perché? Sì, hai ragione, Paolo. Sicuro. Certo. Cioè, perché ora io immagino Prime per ora va fortissimo in Giappone, perché ti noleggi la serie, la paghi 10 euro, 11 euro, più o meno così mi sembrava che erano i costi, io, che aveva detto Katsuya. Va, va fortissimo, lo chiederei a Katsuya, che si lamentava che manco in streaming si può vedere Violet Evergarden e Euphorium, okay, che abbiamo in streaming noi, non ce l'ha lui sì, in Giappone. Sì, ok, però comunque il fatto di poter prendere delle serie da Prime a noleggio, cosa che noi non abbiamo di per sé, perché quelle là e prendi, mi sembra che il consumo sia diventato così più preponderante, perché in un certo qual modo tu vuoi dare più possibilità alla gente di avere un catalogo più, più grosso, quindi più ce l'hai grosso, più... Certo, ma prima ancora, Paolo, cioè prima dello streaming legale, io passerei ancora uno step indietro al fansub e tutto, perché da quando hai cominciato a guardare i cartoni al computer, anziché in televisione, che almeno per quanto riguarda l'Occidente si ha avuto poi questa necessità di una maggiore offerta di tanti cartoni in più. Ora, non so poi come si è evoluto bene o male. Ma in Giappone non c'è, no, non c'è mai stato bisogno del fansub, perché li noleggiavano, no? Sì, sì, sì. Però sai, però in Italia, per esempio, no? Ci sono un sacco di cartoni che sono famosi, ma stravecchi, Gundam, Dragon Ball, però quelli non appartengono, è che si sono chiaramente inseriti proprio nella, diciamo, nella mia madre li conosce, un sacco di gente che teoricamente con gli anime non ha nulla a che fare, Sailor Moon, cioè io posso fare degli esempi però di anime vecchi che si sono diventati popolari e poi dopo magari negli anni 90, primi anni 10 del 2000 la cosa è un po' scemata, però secondo me non lo so quanto secondo me il servizio streaming, cioè sì, sicuramente, però anche prima, gli anime erano popolari. Io personalmente ho vissuto quei momenti in prima persona e io ricordo perfettamente che, sebbene ci fosse un aumento tramite per esempio i forum, allora andava avanti così la situazione, non eravamo al punto che io potevo andare in qualsiasi punto di, cioè, so, centro Palermo, mettermi a fare una citazione a Demon Slayer e farla capire al 90% delle persone. Vabbè, certo. Vabbè, sì, no, certo. Cioè, cioè anche, non stai però anche nemmeno tenendo in considerazione una pandemia globale che ha chiuso in casa per 2 anni le persone che non potevano fare altro se non guardare roba in streaming. Ecco, forse questo, secondo me, sì, per quanto riguarda l'Occidente, è un fatto, soprattutto l'Occidente, ma penso proprio anche all'Italia, per me è un fattore importantissimo sulla diffusione di questi ultimi 2-3 anni. E poi, come dice Giaggio, la popolarizzazione dei cartoni animati giapponesi, ecco. Secondo me la questione del fansub è importantissima, perché per quanto ovviamente tu fai roba illegale, quindi non sostieni, però comunque nel paese si crea una base di persone che segue, che è appassionata, e che poi quando magari la cosa si legalizza e diventa più, contribuisce chiaramente a fare proselitismo di questa d'accordo religione. Al 100% con il nostro Naruto nazionale. Sì, 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 sì. Anch'io. Però sì, secondo me bisogna anche pensare che comunque prima gli anime era poi Mediaset ha ucciso tutto, perché vabbè. No, però... certo, è ovvio che se si parla del contesto occidentale non si può esimerci dal considerare appunto il fansub come primo vero cancello di passaggio, ovvio, da quella che era appunto una consumazione base a quella che è diventata poi la tendenza a cercare di guardare tutto ciò che viene fatto in Giappone. In Giappone appunto penso che, come dicevi appunto tu, Paolo, sia anche stato lo streaming comunque, cioè la diffusione poi delle piattaforme di streaming e di queste cose a dare un certo... boost in più per soprattutto l'interesse magari nel fare soldi sulle licenze internazionali, vendere in Cina, vendere in America e cose del genere. Non so se Fede può confermare o smentire. Sì, io, secondo me bene o male tutto quello che hai detto è giusto. Io vorrei soltanto contestualizzarlo nel senso che secondo me è stato un po' un effetto snowball, nel senso che siamo partiti con la girella. Poi la girella ha dato modo di creare tante situazioni in cui direi però guardare i cartoni animati non è una cosa così strana, perché noi ci ricordiamo con affetto e passione nei cartoni animati guardavamo quando eravamo piccoli, e questa cosa ha permesso anche a una generazione degli anni 90 di guardarne un po' di più. Poi con la generazione degli anni 90, insomma intendo quelli che si guardavano l'anime night negli anni 90,
sì, non quelli che sono nati negli anni 90 come me, o Italo, come noi. Io per dire sono 93, ma l'anime night non l'ho vissuta. È che tu hai avuto un'infanzia triste. Lo so. La generazione precedente, no? Tutta. Noi però comunque poi accendiamo la TV, andavamo su Italia 1, erano di cartoni. No, no, ma quello che dico è appunto che dopo questa fase qua, insomma, si è riuscito a creare una buona base. Su quella buona base poi si è andata un po' a generare la generazione quella mia, no? Certo. Dove c'era il fansub, però iniziava ad esserci anche il modo di comprarsi i Blu-ray, comprarsi cose. Così come poi dopo c'è stata la generazione quella attuale, no? Dove è tutto abbastanza disponibile. Certo. E tutte queste cose qua sono state un passettino alla volta, si sono sempre ingrandite, sia in termini italiani che poi in termini internazionali, perché anche negli Stati Uniti d'America si è passati da un periodo tipo anni 90, primi anni 2000, dove le licenze grossomodo erano le stesse che avevamo noi, però poi alla fine degli anni 0 e nei primi anni 10 già le licenze erano così tante e costavano davvero tanto. Così come poi la situazione cinese, dove all'inizio era tutto pirateria, però col tempo, col Partito Comunista che inizia a cercare di mantenere un certo livello di ordine nel rubare le cose dall'estero, si è iniziato a dire beh, forse sarebbe bisogno che però almeno ora che il mondo è diventato tutto internettiano si cerchi di mantenere un certo ordine anche su queste cose qua, e quindi parliamo di tutti i vari anime che vengono licenziati da Bilibili o dalle altre piattaforme, no? E censurati poi. Poi questo non significa che in Cina oggi non si possa tranquillamente vedere l'attacco dei giganti comunque in maniera molto semplice, però insomma significa appunto un effetto snowball che passa dall'essere fan improduttivi a un grande mercato che può effettivamente dare delle risposte. E questa cosa qui tutto sommato secondo me appunto sono un po' tutte le epoche che si uniscono insieme che portano alla situazione attuale, no? È una cosa che non dico che era destino che andasse così, però ogni situazione precedente ha portato alla possibilità di creare una situazione successiva con più ancora introiti a livello di denaro, fino a poi ad arrivare a una situazione come quella attuale, dove il licensing, che un tempo non valeva assolutamente niente, al punto tale che c'erano editori giapponesi che pensavano all'idea di pubblicare le loro cose direttamente all'estero utilizzando diciamo delle sussidiarie create per l'occasione. Mi viene in mente il caso della Kodansha della USA, per esempio, no? Che ora una cosa così non è praticabile, ma non è nemmeno più interessante, perché tu puoi vendere una licenza a dei prezzi che sono assolutamente assurdi. Certo. Piuttosto che sbattermi io per localizzare la roba per conto mio, mi becco la barca di soldi da quegli altri e è buona. Cioè, bene o male è una situazione davvero così diventata così grande che non mi chiedo davvero quale possa essere il prossimo passo. Cioè, cercheremo di trovare degli alieni perché guardino anche loro, cioè, non lo so, già lo fanno. Marte di Moslayer è un successo internazionale. La missione spaziale per trovare forme di vita e fargli guardare i cartoni giapponesi. Mi Carucci. Piace come idea. Potrebbe essere il topic, potrebbe essere la tua fumetto americano, perché tipo c'è Martian Manhunter che arriva sulla Terra perché si guardava le serie TV terrestri e quindi gli piaceva la cura. Chissà se agli alieni piacerebbero i cartoni animati. Secondo me sì. Dipende quali si vedono, secondo me. In base a come vengono rappresentati. Quelli dei Looney Tunes non glieli farei vedere, per esempio. Perché c'è Martin Marziano. Secondo me gli RMC non li capirebbero gli alieni, perciò non... Non credo. Dipende come sono le loro fisionomie. Dai, sì, ma in ogni caso, magari hanno, che ne so, la vagina dietro il braccio, che ne sai, come cazzo capiscono che quello cade sulla vagina. Allora è proprio il momento buono, visto che adesso di Arm Match ce ne sono relativamente poco. Infatti vengono ora, vedono gli Isekai, questi dicono: ah guarda, noi siamo noi che arriviamo in un nuovo mondo, siamo potentissimi e distruggiamo tutto e moriamo. Ci stavo giusto pensando agli Isekai dove c'è l'alieno che va sulla terra. Ma più o meno quello lì del tizio brutto è così, È vero. Vabbè, ma Dragon Ball è così.
No, che il tizio brutto è figlio di due che da un altro mondo, e quindi lui va in un altro mondo. Quindi è un isekai nell'isekai, cioè lui che è isekaizzato in un mondo isekai. I genitori vengono da un altro mondo e lui ritorna al mondo dei genitori. No, lui ritorna al mondo dei genitori. Cioè, incredibile, okay. Super isekai. È un deisekai, è una decostruzione dell'isekai. Sì, sì. È l'isekai 2.0. Bravo. Perché lui nel suo mondo non ha poteri, una merda, invece nel suo mondo è fortissimo. Sì. Lol. Allora, come si chiama? Te lo dico subito. Tsuki qualcosa. Ma sì. È nuovo? Sì, di questa season. Di questa season. Aspetta, che ce l'ho qua, okay. Niciarta aperto. Visto che c'era tanta roba, no, fa cui scegliere in questa season, perché giustamente produciamo sempre 50 cartoni, ma facciamone 3 interessanti. E quindi c'è anche una porca, se ti interessa. Cioè, letteralmente è una porca. Cioè, è una maiala. Cioè, non so come dirla. È un maiale antropomorfo. Bravo, è una maiala. Allora, Tsuki... questi sì che sono i motivi per convincere le persone a guardare un cartone. Tsuki ga Michibuku Isekai Douchu si chiama. Ok. È veramente una merda, ma troppo divertente. Ti mangi proprio tutto te, mamma mia. Io ci siamo divertiti a guardarlo, non giudicare, per favore. No, non era male. Allora, questo ve lo mando. Allora, leggo quel posto di Leprecario che gli avevi detto Vabbè, dice, buongiorno, sì. Mi sono appena scontato con voi, mi sono probabilmente scontato con voi sotto un posto di Facebook di Caverna riguardo questo argomento. Non è una novità. Con Paolo, sicuramente. No, con Giaggio. Era con me sulla questione di Chainsaw Man e il trailer in preanimazione. Io ho messo semplicemente le delle emoticon di un circo e basta. Mi sono limitato a toccarla leggero. No, poi c'eravamo anche chiariti, mi ha scritto in privato, cioè semplicemente è stata un'incomprensione a livello verbale. Allora, non è una novità il sovrasfruttamento lavorativo nel settore anime e manga, almeno per me per parecchi anni. Ma mi sapreste dire come mai l'awareness collettivo sia aumentato così tanto in questi... L'awareness collettivo sia aumentato... Cazzo me, fotte, sbattimento di coglioni! Sia aumentato così tanto in questi ultimi anni, questi ultimi 3-4 anni? Magari è aumentato così tanto, perché magari, io non sono così secondo me sì, è aumentato perché prima le persone non c'erano parti della community che sperimentavano queste cose. Adesso ci sono persone che credono di essere meglio degli altri semplicemente perché dicono ma questi animatori sfruttati non devono più essere sfruttati. Tipo nel 2015 dici. No, dico tipo la Sakura community di oggi e sono persone che credono di essere meglio degli altri perché dicono ma guardate che gli animatori non dovrebbero essere sfruttati. Cioè mi verrebbe voglia di applaudire, battere le mani, dire bravi, complimenti, avete vinto tutto, allora, e mettere la musica di Evangelion in sottofondo. Slavery is no more! Ma scusate, su TikTok mi hanno detto una cosa importante, ovvero che è il loro lavoro e devono essere sfruttati, no? Certo. Ah, ok, allora sì. Aspetta, cioè, siamo passati dalla volta scorsa che dicevano che lo fanno, cioè l'hanno fatto svogliati perché lo fanno i cartoni li fanno così, non è che è un lavoro, ma li fanno perché non c'hanno voglia, è un lavoro, quindi è giusto che vengano sfruttati. È un lavoro, è il loro lavoro. E questo uno ha scritto qualche giorno fa, vabbè, è il loro lavoro. Questo è i muratori mica si lamentano perché devono stare 12 ore con la cazzuna sotto il sole. Fede e Matte, io dico solo che voi, se voi vi faceste un giro sulla community italiana di TikTok anime, no, grazie. Io mi diverto troppo, ragazzi. L'insulto a tutti. Io in realtà da questo punto di vista sono molto simile a Paolo. Cioè, io mi diverto troppo. Però secondo me, diciamo, su una nota un po' più seria, questo secondo me è il problema principale, nel senso che fosse pagato per come un lavoro vero, ci sarebbero un sacco di problemi che non ci sarebbero. Ad esempio, se un animatore venisse pagato come un animatore che di livello, mettiamo, un Gengaman al primo anno, ok? O comunque un Gengaman che si becca solo le offerte base, per cui le 2.500, 3.000, forse qualche volta 5.000, ma raramente. Se una persona così, insomma, si trovasse nella situazione di venire pagato invece come viene pagato, non so, un cameriere, come viene pagato un impiegato di basso livello,
allora un sacco di problemi non ci sarebbero, perché sta persona non dovrebbe trovarsi un secondo lavoro per mantenersi, non dovrebbe chiedere aiuto ai suoi genitori, sarebbe sempre disponibile a lavorare sempre, probabilmente avrebbe anche più ore da dedicare al lavoro e dormirebbe anche un po' di più. E questa roba qui già di per sé mi salverebbe un sacco il culo in tante situazioni. Però non si può fare così, non si può fare nemmeno questo, bisogna per forza trovarsi nella situazione in cui uno dice: ah sì, io di giorno faccio questo e di notte faccio gli anime, e quindi visto che tanto faccio gli anime non sono sempre disponibile a farli, se c'è una correzione che bisogna farla in poco tempo io non ci sono e non ci posso fare niente. E in quei casi lì a me viene a dire: mi dispiace, però come posso dire, ci sono dei limiti evidenti nel modo in cui tu lavori, no? Domani... E non è mica colpa della persona, purtroppo è colpa del sistema che non è ben fatto. Domanda forse stupida, non so, chiedo però nel dubbio: se invece di essere pagato a cottimo in base ai cut o a quello che è, ci fosse uno stipendio orario minimo, potrebbe cambiare qualcosa? Beh, diciamo che chiaramente per il freelancer non cambia niente, perché i freelancer sono per forza di cose pagati a cottimo, no? Poi per carità, io conosco anche freelancer di altri settori, non dell'animazione, quindi magari altre persone, tipo ad esempio Anime News Network, facciamo apriamo un altarino, paga le persone ad ora, anche i freelancer, e questa cosa significa che se io dico di aver lavorato 12 ore al giorno, però ne ho lavorate realmente 4, tutto il resto del tempo l'ho passato a cazzeggiare, devono pagarmi comunque quel tot di soldi lì. E questa cosa qui, insomma, non piace a tanti datori di lavoro, ovviamente, perché dicono: scusa, perché non ti posso pagare per lavoro finito anziché pagarti per le ore, quando tu potresti tranquillamente fregarmi? Quindi giustamente non funziona moltissimo. Però, secondo me, per gli studi sarebbe fantastico se si potesse fare così. Il problema è che oramai gli studi, cioè, sono importanti, però non sono sufficienti. E visto che non sono sufficienti, anche quello che sta fuori dagli studi diventa rilevante nei pagamenti degli studi. Però, secondo me, in generale, c'è un problema serio negli studi di questo tipo. Cioè il fatto che tu vieni pagato sulla base di quanto riesci a fare, e i bonus che ti vengono dati sono dati dalla fedeltà che tu hai sullo studio e non sono dati da una situazione, diciamo, generale, no? Che è un po' un problema, secondo me. Perché alla fine ti porta nella terribile situazione in cui se tu sei lento sei comunque, muori comunque di fame, se tu sei veloce e fai schifo comunque puoi guadagnare, non dico discrete somme, però puoi sopravvivere. E questa roba qui secondo me è un problema, perché dovresti arrivare a una situazione in cui tutti dovrebbero riuscire a mangiare, se stanno dentro casa tua, quantomeno in quel caso lì, no? E invece ci sono studi tipo la Trigger 2021, che ancora pagano i Gengaman sulla base dei cut e basta. E cioè, quando pensi a queste cose qua ti viene la tristezza, ci viene a dire che palle, sinceramente. Ma è perché si va anche a instaurare poi un meccanismo, cioè l'animatore per esempio dice: a me che me ne frega, io lavoro 8 ore, mi pagano a ore. Invece quando ti pagano a produttività, cioè a cut, tu lì, allora interessa appunto il cut, cioè certo, quello che tu però fai. Appunto il discorso di pagare a ore implica anche un premiare la qualità, mentre invece un pagare a cottimo implica pagare soltanto la velocità. In realtà anche il sistema di pagamento per cut qui far, forse non so se sei d'accordo, perché questa è un'opinione un po' così, però anche pagare a cut non è necessariamente favorire la qualità, perché io pago un cut, però che io ti faccio un cut della Madonna, un cut di merda, te lo pago te, nel senso bisogna sempre vedere specificamente. È vero, no? È vero, però secondo me dipende anche un po' dalla situazione, nel senso che se tu sei conosciuto per fare soltanto cut relativamente semplici, tu rimarrai sempre un Nigenga main che non andrà mai da nessuna parte. Se tu inizi invece a far vedere che sei capace di fare anche cose complesse, che vuoi metterci l'impegno, che vuoi fare quella, allora lì iniziano ad arrivare le offerte, quelle più interessanti. Sì. E sulla base di quelle offerte più interessanti tu puoi mangiare. Però se tu rimarrai, se tu dici: ah, io sono nel mondo dell'animazione, io conosco persone che sono nel mondo dell'animazione da 30 anni e fanno ancora cose relativamente stupide e continuano a fare come cosa main cose relativamente stupide, perché non, quindi vuol dire persone che hanno 50-60 anni di età, ok? Persone che hanno visto cambiare tantissime cose nel mondo dell'animazione, che tutt'oggi come lavoro principale fanno Nigenga main, perché
non vogliono fare cose più complesse e pensano solo ai soldi. Però questa cosa qui, secondo me, a livello generale, poi è vero che il problema dei cat è una cosa, come posso dire, è una cosa che effettivamente è un po' stupida, perché nel senso ti trovi magari un cat estremamente complesso che fa parte di una sequenza standard, che ti viene pagato 2500 yen, però il cat successivo è una schermata del cellulare del protagonista con scritto semplicemente sto tornando a casa, ed è, viene pagato nella stessa identica maniera, ed è uno steal magari che non ha nemmeno bisogno di particolari caratteristiche, ci butti una grande riquadro, ci scrivi sopra fallo tutto in Aricomi e lo mandi, non è niente di altro da fare, probabilmente il sacca nemmeno lo guarderà perché è una cosa così semplice, e ti hanno lasciato dei soldi. Però il punto secondo me è che è più complesso di così, cioè è una, il fatto di poter arrivare a guadagnare più soldi o meno soldi è dato anche dal fatto che tu ti dimostri disponibile e capace per fare anche cose più complesse, e allora chissà, magari la volta dopo, perché la sequenza è importante, te la pagano il doppio, te la pagano infatti c'è, cioè, secondo me la cosa migliore, non so se ovviamente sia una cosa fattibile e possibile, ma sarebbe valutare quanto pagare il cat in base alla difficoltà del cut, cioè se io ho una scena d'azione è quello che si fa, ma si fa in tutti i casi sta cosa? Si fa quando i soldi ci sono e quando i sessi sono capaci di contare, che non è scontato scontato, perché va detto che la cosa di contare, chiaramente io sto esagerando, però chiaramente se noi parliamo di persone che devono gestire dei soldi, molto spesso cosa si fa per evitare di trovarsi in una situazione terrificante? Anche questo, oddio, questa è una cosa che non so se posso dire, però la dico. Se gli porto un cazzo. È la questione del... Sei traviti. Del senso con le mani legate, no? Cioè, quella di dire, tu non hai esperienza con i soldi, tu non hai mai gestito nessun tipo di finanza prima d'ora, allora sai che faccio? Ogni singola scelta che tu fai relativa ai soldi devi venire a parlarne o con l'animation producer o con il production manager. Se loro ti danno l'ok, tu la fai, se no no. Che questa è la cosa con cui tutti sai se come bene o male partono, cioè il fatto che non sono in grado di effettivamente fare una contrattazione se non chiamano appunto il loro superiore prima, che è una cosa che da un certo punto di vista ha molto senso, perché eviti sostanzialmente di creare situazioni di rosso, perché hai ogni singola scelta viene fatta in maniera molto, molto perspicace, direi. Però c'è anche la questione del fatto che hai le mani molto legate anche su chi chiamare, perché chiaramente se un animatore ti dice ma guarda, io anziché 2500 vorrei 3000 o 4000, perché è il mio standard quello, ecco, come puoi fare? Tu devi andare per ogni singolo animatore, andare a chiamare, e allora per forza di cose tu andrai a chiamare quelle persone che sono estremamente inesperte e non hanno minimamente conoscenze tecniche e magari sono pure straniere e non sanno parlare giapponese, perché fondamentalmente tu non puoi permetterti di chiedere di meglio a volte per colpa di questa situazione qua, ed è una situazione che ha il suo senso talvolta, però appunto è anche dovuta al fatto che manca la formazione dei Seisaku, perché voglio dire, un Seisaku secondo me anche all'anno 1, anche al suo primo episodio, dovrebbe sapere quando vale la pena contrattare per ottenere un certo livello di qualità e quando vale la pena dire no, e questa cosa qua non viene fatta palesemente. Però idealmente, tu non so se hai presente cosa sia una Warifuri, tu Giorgio. Mi stai termine non ho proprio presente. Una Warifuri è uno schema dove hai diviso tutti i cut dell'episodio sulla base di dei segmenti. La Warifuri ha diversi ragioni. È tipo quella tabella. Non sono indicati proprio. Cioè, questo cut va da uno, questo cut va a quell'altro. Sì, esatto. E fondamentalmente questa tabella ha diverse motivazioni per le quali ha senso esistere. La prima è chiaramente per dividere i cut in diverse aree sulla base del contenuto narrativo dell'episodio. Un altro è per capire come dividere i sacco da canto dell'episodio. Alcuni sacco da canto costeranno in certe parti, altri saranno in altre, in modo da garantire più qualità. E una qualità uniforme, insomma. Certo. Un'altra cosa ancora è per evitare che, insomma, un animatore faccia un cut, poi ne faccio un altro alla fine dell'episodio, poi ne faccio un altro da un'altra parte ancora, e quindi magari avere una scena dove cambia il cut, cambia magari la faccia del personaggio.
che è una cosa che può capitare a volte quando appunto lavori fuori viene divisa in maniera ancora più dispersiva di quanto dovrebbe essere normalmente. Però un'altra cosa che con la quale può essere utilizzata, che è la cosa che stai dicendo tu fondamentalmente, è quella di andare a guardare effettivamente quali sequenze vale la pena investirci sopra e quali sequenze invece no, così che tu possa fare sulla base del numero di cut un calcolo molto specifico di quanti soldi tu puoi mettere effettivamente all'interno di ogni sequenza quando si parla di tutto il processo. Perché fondamentalmente se ho una semplice scena di dialogo in cui c'è poco e niente se non i flap flap o al massimo una testa che si gira o un combattimento, io giustamente devo dare comunque due pesi e due misure sia per il tempo che per il pagamento necessari per realizzarli. Sì, sì, esatto, è proprio per quello che esistono degli strumenti anche come quello che molto semplicemente ti permettono di semplificare il lavoro, perché anziché valutare il singolo cut, tu valuti in una maniera più grande dove sta il climax dell'episodio e se quel climax lì vale la pena di investirci, certo. Tu ti conti il numero di cut, fai la moltiplicazione che ti serve, l'insieme di moltiplicazioni, ma è una cosa che puoi fare molto facilmente con un foglio Excel, nel senso tu metti prezzo base, il moltiplicatore per ogni singola parte che tu vuoi moltiplicare e l'hai fatto molto facilmente, no? Sì. Ma poi cioè, comunque immagino sia bene o male quello quando in una produzione comunque salubre o una produzione salutare il tuo producer ha comunque la possibilità di anche un producer comunque buono abbia la possibilità di anche scegliere, no, in base alla scena o al cut, l'animatore a cui fargli fare la cosa. Cioè se io per esempio voglio la scena spettacolare di combattimento, allora so che qui ci voglio magari Ken Yamamoto e so che ci devo spendere X per 3 piuttosto che fare un'altra farlo fare un altro animatore. Io in realtà in base a questo voglio aggiungere un'altra cosa, ma sto sistema così non è praticamente mezzo fallimentare, perché il pensare che tu hai questo, diciamo così, tra virgolette budget per l'episodio e non avendo già diviso tutta la serie a scene, ti può limitare per dopo, cioè nel senso... Io voglio fare questa scena in questo determinato momento, ma io sto valutando solo quell'episodio al momento. Ho al massimo 2-3 episodi avanti, non guardo l'intera serie. O no? Il discorso è proprio. Secondo me, Paolo, secondo me non ha senso questo discorso, Paolo. Perché voglio dire, ora, a meno che tu non devi chiamare, non lo so, vuoi qualcosa di estremamente complesso e chiami Ryuki Okiura e nella scena di Ryuki Okiura ci metti digital painting, di painting fatto in maniera strana, insieme a quello ci metti 10 filtri di compositing e assieme a quello ci metti uno squalo in CG che segue i personaggi, a meno che non ti trovi una situazione così, voglio dire, i soldi degli episodi sono più o meno sempre gli stessi, non è che c'è un episodio dove tu devi metterci dei 2500 miliardi, anche perché voglio dire, ora non so, mi viene in mente un episodio molto iconico in questo senso, Fate Apocrypha 22. C'ha un sacco di scene dove i personaggi semplicemente parlano e non succede niente. Se voi lo guardate attentamente, ci troverete almeno un 30 cut di personaggi che semplicemente parlano o di reaction shot, oltre a tutte le scene d'azione. Ora, una roba così, chiaramente, significa che anche una cosa di quel tipo lì non ha bisogno di stare così distante rispetto ad un discorso di questo tipo. E così come ci sono certe caratteristiche che secondo me non c'è bisogno di andare così nel dettaglio a cambiare le cose per i singoli episodi. Poi certamente gli episodi non hanno tutti lo stesso budget, il primo episodio mediamente costa di più degli altri perché vuole essere un attimo più di alta qualità, ma a parte quello non è che ci sono chissà quali grandi cambiamenti. No, infatti cioè, secondo me la domanda da fare prima della domanda che era di Paolo più correttamente sarebbe stato: ma il budget degli episodi come viene stabilito e distribuito? Cioè nel senso, viene deciso prima il budget di ogni singolo episodio oppure appunto si parte magari da una base e poi si va scalando in base alla produzione? Cioè com'è che funziona? Questo dipende, io penso che dipenda da produzione a produzione, francamente. Io alle cose che ho potuto toccare con mano posso dire che mediamente c'è uno standard e poi se l'episodio ha qualche un ruolo importante, tipo l'ultimo, il primo, gli si aumenta un po', però non c'è una cosa, non è una cosa che, cioè, ripeto, non c'è una gran differenza tra il primo episodio e l'ultimo, forse è più una questione di come lo gestisci, ecco, magari, i soldi che hai,
appunto sapientemente, perché tu sai che ci sono determinate problematiche di tempi, di poi c'è anche uno studio del materiale originale, quindi tu sai che fra poco succede, Madonna, la battaglia finale della distruzione, quindi lì tu ci devi mettere, no, diciamo, magari più impegno, forse, in un certo senso, no? Quindi è tutta una questione organizzativa e di pianificazione, anche in un certo senso. Ma poi c'è anche da considerare che comunque ci sono un sacco di costi di produzione che non sono necessariamente relativi all'animazione. Cioè, il compositing base c'erano tutti gli episodi, gli sfondi base c'erano tutti gli episodi, il doppiaggio base c'erano tutti gli episodi, anzi, quello è, direi, il caso più classico, nel senso che il doppiaggio, che quindi se ne vanno via un sacco di soldi, specialmente quegli anime un po' più da otaku, late night, con le seiyuu popolari del momento, quelli che costano un pochino di più solitamente, no? A livello di doppiaggio, dico. Sì, quelli lì, bene o male, sono, da quel punto di vista, sono molto più uniformi di quello che potrebbe sembrare, no? E così come poi appunto abbiamo lo Shiage. Lo Shiage costa sempre più o meno lo stesso, anche quando ci sono le scene d'azione. Poi il compositing magari cambia, sì, però, ripeto, la parte base comunque c'è in tutti gli episodi. Quindi alla fine, secondo me, se uno va a vedere i costi di animazione, che sono indubbiamente molto importanti, ma poi li mette a paragone con tutto il resto, inclusi anche questioni relative a, appunto, supervisione delle animazioni, anche cose in between check, piuttosto che appunto il doppiaggio stesso, l'editing, il sound design, bene o male non è che a quel punto di vista ci siano così tante differenze. Poi certo, l'animazione sì, ma l'animazione, ripeto, anche in quel caso lì, a meno che tu non voglia pagare 100.000 yen a cat perché c'è una cosa stranissima e tu vuoi chiamare il Toshiyuki Inoue ti dice: io lo faccio solo se mi dai tutti i soldi che hai, dammi il budget dell'episodio, io vengo. A parte questa situazione che è assurda, non è che c'è molto di strano, cioè di da ragionare, secondo me. Poi comunque, a prescindere, non è che quando tu vedi un miglioramento qualitativo vuol dire che per forza lì ci hanno messo i soldi. Ah no, non funziona comunque così la Sakuga. Non c'è il one shot. Andrebbe detto su TikTok questa cosa. L'abbiamo detto. Ho vissuto sempre nella menzogna. Su TikTok ci hanno detto letteralmente, carissimo Matteo: ma come? Ma se io pago è ovvio che viene meglio, perché sto pagando. Però quello in parte è vero. Cioè, nel senso, se tu avessi la possibilità di mettere tutto lo standard a 7500, tu avresti un sacco di persone che mediamente non sono minimamente interessate al tuo cartone, sì, che ci vanno subito a lavorarci su. Utopisticamente, sì. Però questo secondo me a discapito del meme del budget, che è un meme che ha il suo senso, perché è eccessivo, se tu alzi lo standard, secondo me, anche se le tempistiche rimangono le stesse, tu crei un risultato migliore, perché ci sono un sacco di persone che prima non erano minimamente interessate ad accettare le tue cose, che entrano nel tuo pool di artisti, che è una cosa interessante. Assolutamente, però ovviamente questo bisogna considerare, non è tanto il fatto del soldo in sé per sé, quanto più il fatto che puoi assoldare persone più competenti, più veloci, più brave, eccetera, eccetera. C'è un discorso più generale. È una cosa molto più automatica di quello che potrebbe sembrare, secondo me. Perché alla fine, se iniziano le persone a capire che tu sei quello che paga bene, ora io vorrei dire, un tempo Boruto, oddio, facciamo anche sto altro. Un tempo Boruto era una serie principalmente basata sugli animatori interni nei primi episodi. Poi col passare del tempo è diventato sempre più legato al mondo del freelancing. Questa cosa qui, per quale ragione è andata così fondamentalmente? Beh, perché fondamentalmente si sono accorti che potevano semplicemente, con i soldi che avevano e con l'organizzazione che erano riusciti a portare avanti, alzare un po' il prezzo dei gang, che adesso è più alto dello standard, è tipo 5.000 se non sbaglio, per farlo diventare tipo, come si dice, più legato ad un mondo di freelancing, un attimo di qualità, un attimo più interessante per le persone insomma, che magari non erano particolarmente prima interessate a partecipare alla serie. Certo. E questa roba qui, bene o male, ora, anche nonostante adesso Boruto si trovi in una situazione a livello di staff che non è poi così buono, che a volte mi sembra di rivedere i vecchi tempi in cui Black Clover faceva un sacco fatica ad andare avanti, comunque la qualità media è buona. E questa cosa qui non è che loro hanno dovuto chiamare chissà chi, semplicemente hanno dovuto alzare un attimo
alzare un attimo il rate meglio, questa cosa qui funziona. Appunto, è che tutti, non è che tutti possono permettersi di fare questo, perché non tutti magari hanno uno studio interno organizzato bene o con un livello medio di supervisori di buono, oppure un livello medio di organizzazione del SSH buono. Sì, alla fine anche la Disto era stata ospite all'evento di Anime Click, ci aveva detto che per esempio Bison aveva avuto un budget superiore alla media e anche per quello il risultato era stato appunto qualitativamente migliore. Certo. Vabbè, cioè, nel mondo del lavoro e i soldi servono sempre, quello non è prescindibile. Più che altro è anche una questione secondo me legata, uno dice anche, parla molto del fatto che serve il tempo e non servono i soldi, però è anche vero che se tu a un animatore gli dici devi farmi questa scena benissimo e lo paghi 2500 yen a cut e questa scena qua ha, non so, diversi action cut e tutto sommato deve essere bella e deve dedicare magari per quei 10 cut, deve fare un cut al giorno anziché i suoi soliti 2 o 3 che fa normalmente per pagarsi la le bollette, i costi di vita normali, le spese quotidiane. Non puoi pretendere che lui trovi il tempo per farlo bene se tu lo paghi così poco, lui te lo farà rapidamente e te lo finirà. Questo è un discorso, chiaramente sono due cose che si uniscono assieme. Poi ovviamente se si parla in generale, se si parla dell'ampia situazione di tutto l'episodio, allora sì, non puoi dire la deadline è fra 3 giorni, vedi di fare un buon lavoro. quello no, certo. Però, no, ma è ovvio che comunque, cioè, se è una persona gli dici mi devi fare 4 cut a 2500 yen l'uno o me ne devi fare uno a 10.000, cioè, è ovvio che in base a quanto lo paghi la qualità sicuramente di quel singolo cut sarà superiore a quella di quei 4 cut diversi pagati di meno. Questo è normale, cioè è normale se c'è più tempo per fare quel singolo cut. È ovvio. Noi andiamo contro il mito del budget, per la fine la convinzione generale delle persone è che basta buttare i soldi contro lo schermo del computer e l'animazione diventa automaticamente migliore. No, ma anche al discorso che la gente considera il budget, questo fantomatico budget, come tutti i soldi spesi per fare animazione, e come sappiamo, cioè, in realtà è una piccolissima parte quella che viene spesa per quello, quando in realtà il resto va per doppiatori, marketing, eccetera eccetera. No, ma infatti, non so in quali percentuali, ovviamente non è che io abbia mai partecipato a una produzione, quindi io possa saperlo. Qui abbiamo chi lo ha fatto invece. No, ma infatti questo è il punto. Poi vabbè, quello non vuol dire niente, non vuol dire assolutamente niente, perché voglio dire, a meno che tu non sia un project manager generale del cartone, un line producer, non lo so, presidente dello studio, non è che tu vieni a sapere effettivamente quanti soldi sono stati spesi fuori dallo studio e quanti sono stati spesi all'interno dello studio. Cioè, questa è un'altra cosa che mi ha dato un sacco fastidio, quando la gente dà un sacco voce a persone tipo Vercrick, a persone tipo gente stupida che non capisce niente di cartoni animati e che semplicemente perché ha lavorato fa delle belle animazioni, allora hanno il diritto di dire qualsiasi cosa. Cioè, obiettivamente ci sono un sacco di questioni tecniche in merito al planning, in merito al budgeting, in merito a come gestire i soldi, in merito a come vengono gestiti i soldi degli episodi, che gli animatori di media non sanno. Eppure, cosa fanno tutti gli outlet imbecilli di Anime News Network / tutti gli altri stupidoni? Cos'è che fanno? Vanno sempre lì a dirti, ah, sai cosa ha detto questa persona qua? Che l'unico suo lavoro è semplicemente disegnare cose, disegna cose tutto il giorno per 20 ore al giorno? Lui ha detto questa cosa qua sullo studio. Ok, va bene, ma non è che questo ti fa di te una persona che ne capisce di queste cose. E tantomeno vuol dire che hai detto qualcosa che ha senso. E questa roba, secondo me, a lungo andare, ha creato un sacco di situazioni dove un sacco di cose che non hanno minimamente senso sono state portate avanti alla lunga in maniera quasi a mo' di crociata, tipo la questione del Chikashi Kubota di One Punch Man, che dice, ma in realtà il budget è sempre lo stesso più o meno. Sì, lo dici tu perché ogni singolo action cut che ti danno da supervisionare te lo pagano lo stesso perché è un action cut, ma questo non significa che ogni singolo cartone ha lo stesso budget.
Certo. Certo, ma è anche una conseguenza della mancanza di informazioni, perché non avendo qualcuno a cui riferirci, quando ne esce uno, abbiamo subito il benestare assoluto e santifichiamo la sua parola, sì, praticamente. Ecco, anche con Yonko succede la stessa cosa. Diciamo che purtroppo fare informazione su questi argomenti in Italia, ok, ma in generale fuori dal Giappone, è molto difficile, perché proprio non ci sono fonti dirette che ti possano far arrivare queste nozioni in maniera inconcepibile. Anche in Giappone, cioè, però immagino che comunque sia più semplice rispetto all'America o all'Italia. Cioè. Ma infatti, se posso dire, allora, la questione dei soldi, non dei soldi, il budget e il no budget, non è tanto di quanto è vero o quanto è falso che i soldi sono importanti, che i soldi non sono importanti. Più che altro una questione di... Se io vedo un'animazione bella, no? E la prima cosa che mi viene in mente è qui ci hanno messo i soldi. I soldi. Allora io non sto apprezzando quest'arte, non sto comprendendo il suo valore. Quello, secondo me, è il punto importante del meme del budget. Perché di esempi, come ne ha fatti far fino adesso, di animatori che si fanno pagare di più, ce ne sono. Cioè, in un certo senso, magari, in alcuni momenti, in alcuni certi cartoni, è anche vero che un'animazione bella è stata fatta da un tizio che è stato pagato di più. Certo, ma però, se io penso al soldo, piuttosto che a quello che lui ha messo con la sua matita, con la sua cosa digitale, allora forse non sto capendo quello che dovrei capire. Sì, cioè non si manca il passaggio del non è tanto il fatto che ci sono più soldi quanto il fatto che stai pagando la qualità, che stai pagando il lavoro di un artista. Esatto. E lo paghi di più in base alla sua esperienza, alla sua capacità, i suoi tassi, in caso si parli di un freelancer, che è quello il passaggio che manca fondamentalmente, secondo me, a livello di community normi o comunque, insomma, community generalista. Ma secondo me va bene la community normi sia così, cioè nel senso, obiettivamente... Cioè, non è che tu puoi imporre alle persone di dire devi apprezzare che hai avuto per forza. Certo, no, sono perfettamente d'accordo. Non devi, secondo me è anche sbagliato. Però sì, secondo me fai quello peggio, che dice, modo. Quello che dice Gozaimon, secondo me è sacrosanto per quelle persone che pretendono di parlare di queste cose. Esatto. Però secondo me io non vorrei nemmeno far sentire le persone che apprezzano i capelli in maniera casual, diciamo, come una cosa che devono fare per forza. No, assolutamente. Assolutamente no. Cioè, quella secondo me non è una cosa... Ognuno deve godere del proprio intrattenimento, della propria parte, nel modo più che altro, secondo me, sai che cosa, Giorgio, secondo me? So che è un discorso un po' stupido, però è una questione tipo... che il problema, secondo me, è che questi discorsi qua sono quasi sempre chiacchiere da bar, che tu, non so, vai a parlare col tuo amico e dici... Hai visto l'ultimo episodio di Jujutsu Kaisen? Ah sì, era molto figo. Cioè, sicuramente ci hanno messo un sacco di soldi dentro. E il discorso mediamente finisce lì, non è che entra in chissà quale cosa. Perché obiettivamente quelle persone non sono nemmeno poi così interessate a discutere di quelle cose. È semplicemente una piccolissima, secondo me, frangia di persone che vanno fino alla fine a romperti le scatole su queste cose qua. Sì. Proprio per questa ragione qui, secondo me... È una cosa che sarà inevitabile, perché è un dare fiato alla bocca per il gusto di parlare, per il gusto di dire due cose con un amico mediamente. Però aspetta. Allora, è vero, però certe persone ripetono anche quello che ascoltano da persone che magari stimano, seguono e che pretendono di avere una certa autorità. Perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto, Fede, però appunto se parliamo delle chiacchiere da bar, del fan normi, del casualone, della persona qualsiasi che chiacchiera con i suoi amici, infatti dico, se tu pretendi di parlare di queste cose dovresti quantomeno cercare di capirne un po', poi per carità io sono dell'idea che se tu vuoi realmente capirne di queste cose qua, secondo me tu dovresti fare la valigia, andare in Giappone e fare 6 Sekushinko per 1, 2, 3 anni e vedere come va. E oppure poi da lì parlare ogni giorno e chiedi di cose. Poi da quel giorno lì, da quel momento in poi, tu puoi parlare di quello che vuoi e hai assolutamente le competenze per poterlo fare con ogni probabilità. Però, chiaramente questo è eccessivo, ovviamente. Però, voglio dire, se tu ti trovi nella posizione di
essere un po' esterno e dover parlare di queste questioni, specialmente dei rumor, specialmente delle questioni tipo il leak della mappa, robe così, secondo me lì si è un po' tutti destinati a essere falliti. Sì. In quel senso lì, cioè, amen, va bene così, non è un problema. Il problema secondo me è quando alcune cose vengono fatte senza cognizione di causa, tipo quando Anime News Network, quando Zaid scrive un post su Twitter, lo citano come fonte autorevole per quando magari fa una battuta, per dire, no? Cose che non hanno senso. Io questa cosa l'ho chiamato per nome perché Gozaemon penso lo conosca, però non è, cioè, questo è un esempio che posso fare di tanti altri animatori. Certo. Cioè il fatto di prendere una persona che è conosciuta dal staffer di Anime News Network piuttosto che dal sito, che lo cita per dire questa è un'opinione autorevole, quando magari stava facendo una battuta, forse bisognerebbe un attimo avere un po' più di sale in zucca, capire effettivamente cosa c'è scritto nei tweet, perché i tweet vanno letti, non si possono semplicemente incorporare, mi spiace, però magari un attimo cercare anche di dire, ma ha senso prendere l'opinione soltanto di una persona che magari la parte manageriale del cartone non la prende niente in considerazione, perché è un po' come quando Verkrick ti dice, ripeto, ti fa tutti i discorsi e dire, ma sai quali studi ci sono, semplicemente 3-4 studi di animazione in Giappone che trattano bene i loro dipendenti, questi 4-3 studi sono UFO Table, Kyoto Animation, White Fox e un altro, non ricordo che cavolo aveva scritto, quando la UFO Table praticamente ha soltanto tipo la metà dei suoi dipendenti che sono realmente dipendenti, gli altri sono freelancer attaccati, freelancer o imposti, e devono comunque outsourcare un sacco di cose, hanno un sacco di freelancing normale pure loro. Cioè il problema secondo me è quando ti trovi in questa situazione qua, tu dovresti cercare di fare un attimo di più di lavoro, secondo me, come giornalista, dico in generale, al mondo del giornalismo anime attuale, se vuole parlare di quegli argomenti lì. Perché secondo me il problema di oggi è che non c'è interesse mediamente. L'unica persona secondo me che qua in Italia ce l'ha sto interesse, l'unica è Gozaemon palesemente, gli altri obiettivamente parlano di cose sul sentito dire basta, che è un problema, secondo me è un problema grosso. No, ma poi se segui soltanto quello che dicono, con tutto il bene, ma la maggior parte delle persone della Sakura community diventi un anticapitalista che schifo le corporazioni, gli animatori sono tutti trattati di merda, quando in realtà chiaramente ti perdi certe sfumature che sono importanti, perché è chiaro che ok, tu animatore, dai la tua opinione, magari anche considerata autorevole, però tu stai da una certa parte perché magari vedi anche cose brutte che sono legittime e non dovrebbero succedere, ok? Però c'è una maggiore complessità che tu poi, quando devi parlare di certe cose, devi fare in modo che venga colta, perché altrimenti stai facendo, voglio dire, propaganda, ma nel senso stai facendo una roba parte, infatti è qua che va fatta appunto la distinzione fra quello che è appunto le chiacchiere da bar con gli amici e di quella che è l'informazione, il giornalismo, perché per esempio, nel momento in cui tu inizi a dare le tue interpretazioni pubblicamente, le devi verificare, devi assolutamente studiare quello di cui parli. Noi quando noi su Dottor Commodore abbiamo pubblicato la notizia della questione di mappa, questa qui sotto ci abbiamo messo il paragrafo, guardate che questa roba succede anche con altri studi, è una cosa comune, e cioè per dare contesto, perché altrimenti si crea quello che dice mappa goat e poi quello che dice no mappa merda e si fa come adesso fra l'altro, sembra che soltanto mappa sia lo studio che sfrutta le persone in Giappone, infatti, adesso in realtà no, forse è un caso un po' più rumoroso però per evidenti ragioni, dopo i discorsi di Attack on Titan 4, Jujutsu Kaisen e adesso Chainsaw Man, è normale che sia quello sulla bocca di tutti, gli altri neanche sanno chi sono gli studi di animazione. Il problema comunque... vai. Okay. No, quello che volevo dire è semplicemente che secondo me è appunto il discorso, sì, sicuramente quello che sta dicendo Giorgio ha senso, quello di fare una differenziazione di questo tipo, però al contempo secondo me il problema vero è anche che c'è un... Per quanto secondo me le persone, cioè sicuramente ci si può migliorare sul fatto di bisognerebbe essere effettivamente interessati di animazione per poter scrivere di animazione, però oltre a questo aspetto qui che è evidente... Elitista. Secondo me c'è anche quello del... purtroppo ci sono delle limitazioni evidenti sulle singole situazioni
che secondo me sono inevitabili e ci stanno anche da parte del giornalismo. Però secondo me appunto il giornalismo si trova in una posizione in cui ci sono alcune cose che secondo me sono semplicemente ragionamento, evitare di fare i fanboy di questa o quella persona che su Twitter scrivono una cosa semplicemente perché sono autorevoli. Secondo me lì c'è un problema evidente che non si potrà mai colmare, purtroppo. E in quel caso lì io sono il primo a dire va bene che ci sia un difetto di informazione e va bene che ci siano tante cose che uno le impara soltanto vivendole. È ok, e secondo me è assolutamente legito, fondamentalmente. Però al contempo non me la sento francamente di andare troppo a nel dettaglio su certi argomenti relativi alla Sacco Community in senso stretto, sul quanto la Sacco Community ne sappia delle cose o quanto no, perché secondo me è un caso molto molto complesso, nel senso che secondo me la Sacco Community ha alcune persone specifiche, è una persona che è Kevin, è assolutamente uno di quelli di cui tu puoi parlare, che cerca effettivamente di arrivare ad una conoscenza 360 gradi dei vari argomenti di cui parla, anche magari parlando con le persone che effettivamente hanno a che vedere con le situazioni. Però oltre a lui, che sicuramente è una persona che tu puoi quotare praticamente su ogni cosa che dice e sai che dirai almeno qualcosa che un po' di verità ce l'ha, siccome la maggior parte della sua community è una community di persone che di questioni relative alla produzione dei cartoni, produzione, non all'animazione o a come funziona il processo di produzione, ma alla produzione dei cartoni, non ne sa minimamente niente. E tante delle tematiche che prova ad affrontare con difficoltà le tira fuori da un punto di vista di persone con così poca esperienza nel mondo del lavoro vero e con così poca capacità di affrontare le questioni relative alle specificità giapponesi nello specifico, che secondo me non vale nemmeno la pena di prendere troppo in considerazione. E se tu finisci col non prendere troppo in considerazione quella parte del mondo di Twitter lì, rimane molto poco secondo me che tu puoi quotare davvero. E in quel caso lì ti trovi davvero un po' con le spalle al muro. E per questa ragione mi sento di dire, ci sta che ci sia quel poco di informazione che nei limiti di quel che può fare cerca comunque di spiegare la situazione delle cose. Ma a parte dell'esperienza, anche alle volte purtroppo traspare un bias proprio ideologico. Sì, ma è quello che ho detto, no? Molto quando dico sono tutte persone che del mondo del lavoro non sanno minimamente niente e né tantomeno sanno come funziona il mondo del lavoro giapponese, e parlano semplicemente dicendo sarebbe bello se fossimo tutti in un'utopia comunista e tutti avessimo un sacco di soldi ogni mese con quali possiamo fare quello che possiamo. No, non si può fare così immediatamente, almeno. Magari se uccidessimo Paolo o facessimo qualche altra cosa potremmo provare a fare questo. Però al momento mi sembra povero Paolo. Però... Quindi, io mi sacrifico per i cartoni. Io mi sacrifico per i cartoni. Mi immolo per i cartoni. Esatto. No, ma sono d'accordissimo, Fede, con quello che dici. Io farei soltanto una semplice distinzione. Cioè, c'è modo e modo di fare informazione, che è questa la cosa che mi interessa a me. Perché ci sta che magari tu dai una tua opinione su un argomento di cui magari pensi di avere determinate competenze. Ma ora non può. Ragazzi, conto, sai come verità, ragazzi, siamo morti letteralmente 4 secondi. Ah, vabbè, siamo online. Adesso. Siamo sempre stati online, siamo semplicemente morti per 4 secondi. Quindi quello che ha detto Giaggio non grazie. Si è sentito. Bellissimo, okay. Grazie Twitch per venirci sempre incontro. Ripeto molto velocemente, dicevo, un conto è se quello che tu dici lo dici come semplice opinione, questo è quello che penso io, che ho maturato io attraverso quello che ho studiato e quello che penso appunto in base a ciò che ho sentito, e un altro conto è questo è così perché è così. Già giù, io non sono neanche d'accordo su questa cosa, lo sai perché? Perché io non parlo di Sakuga anche se guardo cartoni da 20 anni, perché non è il mio campo, non ne so niente, non ne parlo, non dico niente, al massimo dico a me questo è piaciuto ma non ne capisco un cazzo, come poco fa per Jujutsu ho detto ma me col positive in realtà è piaciuto, ma che è quello che è zero, cioè, ma ne...
se tu mi parli, se tu mi parli dicendo che è una tua opinione, ma io neanche ci faccio un video, neanche ci faccio qualcosa. Cioè, capito quello che voglio dire? Parlando... Sì, l'ho capito, però cioè, nel senso non ti sto dicendo di fare un video dove tu dici questo animatore ha fatto questa cosa così e bla bla bla. Non lo faccio. Stavo parlando più di cioè, opinioni personali su al discorso dello sfruttamento, visto che ne stavamo parlando adesso. Io per esempio mi riallaccerei al discorso di Mappa e Netflix, no? Perché questi tweet che sono stati fatti, questo tweet che poi in realtà è uno del Key Animator, ma poi ce n'era anche un altro di un in-betweener, sono stati riportati alle volte in modo abbastanza discutibile. Per esempio, c'era quell'in-betweener che ha detto che è stato pagato 250, quanti erano, yen per frame, perché gli in-betweener vengono pagati per frame, e c'è gente che ha fatto video su YouTube, questo tizio è stato pagato 250 yen per tutto il lavoro, oppure quell'altro, il Key Animator, 3800 yen per cut e... Alcuni hanno tradotto per scena, per... Vabbè, poi hanno cambiato... Per esempio, ha tradotto per scena. Allora, non è sbagliato, però non è preciso come termine, esatto. Non ti fa capire. E si rischia di generare confusione, perché cos'è una scena esattamente? Esatto, è una cosa che io ce l'ho in testa qui, ma tu c'hai in testa un'altra cosa. Sì. Ma infatti... che... argomenti delicati. Sì, ma per quello che ho detto, l'unica persona che qua in Italia si incura un attimo di queste cose è Gozaemon e basta, perché obiettivamente... Cioè, tu vedi cose come quelle di Anime Click non sono accettabili e sono cose che sono abbastanza, voglio dire, se tu scrivi what does it mean, cut, tra virgolette, in a Japanese animation, punto di domanda, e lo metti su Google, la risposta la trovi in un secondo. Non è una cosa che dici, ah, la possiamo adattare man mano che traduciamo il tweet, no? Cioè, è una roba estremamente facile da fare, eppure non c'è nessuno che lo fa praticamente. Sono anche problemi ovviabili in maniera molto semplice. Scrivi cut e poi fra parentesi, ovvero, e spieghi cosa. No, infatti è una cosa estremamente facile, non è una cosa complessa. È semplicemente che si vuole mantenere il pressappochismo perché le persone vogliono parlare delle cose, vogliono leggere le notizie, anche quando magari avrebbero bisogno di un attimo più di complessità di fronte a situazioni così. Però secondo me c'è anche da dire che il discorso che ha fatto Paolo secondo me ha senso, però va anche detto, ora io penso che tutti voi qua che avete una grande, tutti noi qua, anche io mi inserisco in maniera molto sbagliata nel gruppo di persone che hanno scritto tanti piece d'opinione sui cartoni. Ora, quante volte vi sarà capitato, quando voi dovete parlare di un cartone, di buttarvi anche un attimo a parlare della parte visiva e dire qualche cosa, no? Sulla siamo vostra opinione, ad un certo punto, quando voi la costruite quella parte lì, cercate di argomentarla un po'. Non certo, dite semplicemente certo. A me è piaciuta perché era bella. Il lato tecnico tutto sommato, è bello. Tutto sommato, io ho trovato le animazioni fluide o cose così. Cercate di spiegare un attimo la cosa. Ora, se tu inizi a spiegare un attimo la cosa e cerchi di oggettivarla quella roba lì. Cioè, per forza di cose finisci, secondo me, col trovarti in una situazione in cui se non dici una cosa, se non riporti una cosa che è stata detta da qualcun altro che è vera, dici per forza delle cose che sono false, sbagliate. Per forza di cose, secondo me, quel tipo di idee un po' sbagliate e strane si attaccano all'interno del circuito della comunicazione del mondo dei cartoni animati sulla base anche di quei piece lì, secondo me. Per cui alla fine non è una questione da dire io non mi interesso di queste cose, non ritengo che sono cose importanti o comunque non sono le cose che a me interessano particolarmente e decido di tenerle sempre fuori dai miei discorsi in termini di recensioni piuttosto che di piece d'opinione sui cartoni. E secondo me questa cosa qui, bene o male, cioè è proprio la ragione per la quale anche se a te ti interessa relativamente poco di quelle cose lì, un attimo dovresti cercare di informarti. Perché, bene o male, comunque ti troverai sempre a doverne parlare, a meno che tu non vuoi dire i colori erano belli, quindi mi è piaciuto. No, certo. Perché è la questione del compositing, secondo me, di base è quello, no? Ci sono un sacco di persone che vedono un cartone, hanno due o tre colori, una scena magari interessante che loro trovano bella, e loro dicono, wow, il compositing di quella scena lì era bello, quindi il compositing... No, compositing sì. Quelle sono animazioni, standard, cioè quelle loro ti risponderanno a queste animazioni. Al limite il Bedworks c'ha le animazioni belle, cioè quello è il passaggio. Secondo me, di base, ora, quando ci si trova di fronte a una situazione così, secondo me c'è bisogno di riuscire a un attimo
andare oltre il proprio limite e cercare di inserirsi dentro, perché sennò anche se uno davvero vuole scrivere due o tre frasi, secondo me vengono fuori davvero dalle castronerie. Ma anche appunto la cosa delle belle animazioni della UFO Table, per dire, no? Quello è un esempio classico, assolutamente valido. È il classicone. Ma ecco, il problema principale è che quello di là è una cosa che è diventata molto mainstream. Sì, il pubblico, diciamo così, mainstream ha visto che gli effetti di compositing sono fighi, tutti sbrilluccicosi, e loro pensano che siano animazioni perché non c'è informazione alla base. Chi si deve tecnicamente certi effetti di compositing sono animazioni. Certo, ovviamente, però capisci che gli sbirlucci palese in computer grafica o le ondicelle di Demon Slayer li vedi che non c'è molta... Il discorso molto semplificato è che non c'è una distinzione fra quali che sono le parti, ecco, di cui si va a elogiare. No, cioè, non sa neanche che la differenza tra uno still e un'animazione. Uno una volta mi ha detto: ah, guarda questa immagine, come fai a dire che è animata bene? Mi ha messo un'immagine ferma. Grazie. Ha detto... Ma quello secondo me è la questione del classico: io voglio farmi due risate, voglio fare un attimo di discussione con i miei amichini, e quindi mi trovo a prendere l'in-between frame bruttissimo e far vedere quanto è schifo. Il problema è che finché lo fai tra amici e che capiscono qualcosina, anche base di animazione, è ovvio che se io mando uno still a Giaggio e Hater lo prendiamo a ridere per quello che è e non perché è animato bene, e non il tizio invece che mi deve dire che Devil May Cry Baby è brutto per uno still frame. Ma le influencer non sono questo. Di base. Cioè, gli influencer di base quello fanno, pensano al posto delle persone normali, le quali non hanno voglia, tempo o capacità in taluni casi di pensare, e quindi postano le cose in modo tale che poi il bambino piccolino che vuole fare colpo sulla sua internet GF posta in between frame bruttissimo di Devil May Cry Baby, dice: oh, che brutto che era quello. Però... sperando che poi la risponda con un LOL, con un Limao, con qualsiasi o con le fotopiedi in privato, non con i fotopiedi privato. Fotopiedi. Scusate, a prescindere di fotopiedi, che poi mi confondo. Ecco che qua ritorniamo sempre al discorso degli influencer, cioè nel senso, io se devo parlare di Sakuga, se devo parlare di situazioni dello studio, in Anime Tea Time non lo facciamo io e Telegiaggio, chiamiamo qualcuno che lo può fare, o perlomeno noi diamo una nostra opinione su quello che percepiamo noi, che conosciamo noi, perché in qualche modo ci informiamo anche su questo mondo. Io devo dirvi la verità, negli ultimi 2-3 anni leggo quasi con costanza il Sakuga blog, per esempio mi leggo le nomination delle animazioni, anche quelle di Far. Per esempio, perché non ne parliamo? Io ne parlo sempre, poi mi becco i cazziatoni da fare. Infatti, io non lo faccio, ragazzi, non è un caso. Secondo me questo è un buon esempio. Secondo me questo è un buon esempio, perché voglio dire, anche Giorgio che cerca di impegnarsi di tanto, ogni tanto dice qualcosa che non ha senso, tipo la questione della Clover Wars che tiene i suoi dipendenti che finiscono puntualmente all'ospedale. Aspetta, oppure muoiono. Ho detto della Clover Wars che tiene i suoi dipendenti? Era quello degli studi, ma tra poco mi muori. Cioè. Quello era anche gli studi, una cosa così era. Vabbè, ma allora anime la special top, la special tier degli studi, vabbè, sì, Fede. No, quello era un esempio per dire che secondo me ci sta perfettamente che anche l'influencer sbagli, anche se si impegna. Ed è normale, ed è giusto. Secondo me non bisognerebbe andare troppo a puntualizzare su queste cose qua. Però è anche vero che se dobbiamo fare un'oggettivazione della situazione attuale, bisogna per forza dire la situazione è terribile. Però, ciò non di meno, io non penso che la situazione terribile sia un problema così grande come magari qualcuno vuole far credere. No, infatti questo si ricollega a quello che stavo dicendo prima sul discorso dell'opinionismo e della verità, cioè nel senso, finché uno dice la sua, della sua modestia, e sbaglia, tu lo correggi e si può fare un dialogo, si può crescere entrambi,
va bene sbagliare, cioè nessuno è disponibile al dialogo, eh? Nessuno è perfetto e dice le cose giuste, oggettive, verità assolute. Il problema è quando tu, che devi fare informazione, lo fai perché lo vuoi fare tu, non è che sei obbligato, nessuno ti obbliga a parlare di compositing, di produzione, sei tu che decidi di farlo su internet. Nel momento in cui lo fai, mi spacci le tue cose come verità assolute, inconfutabili, ah, sei stronzo. Certo. Quella è la differenza, secondo me. Perché io sono il primo a dire che ne dico tante di stronzate quando parlo di ste cose. Fede quante volte mi ha cazziato, Italo quante volte mi ha cazziato. Io no. Però giustamente, cioè, io, tu non mi cazzi perché io ne so più di te su queste cose qua. Non ne capisco non niente, iniziare. Bellissimo. però appunto, cioè, beh, uno ragazzi, ma... dice le cose... si rende conto di aver detto cazzate e fa ammenda. No, impara. Semplicemente si impara, infatti si corregge il tiro. È un costante brancolare nel buio. Uno non può continuare a chiedere scusa per continuare a sbagliare ogni singolo giorno, perché certo. È la natura delle cose. Certo. Poi ripeto, bisogna informarsi, quindi cioè io non parlo di Sakuga perché non ne capisco niente, leggo le nomination che fate annualmente per esempio là sul Sakuga blog e dico minchia effettivamente questo era animato bene pure secondo me, però nella mia testa funzionava ma io non capendone niente dico vabbè allora era vero che forse ci avevo visto bene, ma non lo vado a mettere a fare una live o mettere in un video e dire oh sì ragazzi guardatevi questo cartone, Sakuga incredibile qua cosa, va, parlo. Se devo essere sincero, secondo me si potrebbe anche arrivare al punto di dire che quel genere di articoli che fa tipo Kevin così sono comunque in parte dei piece d'opinione tutto sommato, certo. E al punto tale che tu puoi dire alla fine quello che tu dovresti ottenere è la capacità di discernere quello che secondo te ha un certo livello qualitativo e saper spiegare perché secondo te ha un certo livello qualitativo e saper difendere quella tua opinione all'interno di quel tipo di circoli che parlano di ste cose, piuttosto che andare a dire ah vedi che lui diceva così, allora che detto così e quindi è così, perché secondo me non, anche quello è un problema della Sakuga community. Sakuga community tende a, io l'ho vista crescere perché ora ci sono dentro dal 2014 più o meno, per cui bene o male ho visto crescere una Sakuga community che all'inizio era molto elitista, era molto legata a un certo tipo di titoli, che poi si è popolarizzata verso altri titoli e che ancora adesso va verso altre direzioni ancora. Per cui ho avuto modo di vedere un po' certo. Tutta la sua evoluzione, se così possiamo dire. Ma io sono d'accordo con te. E secondo fatto. Me, voglio dire, è ancora molto... C'è un modo di guardare le cose con un certo livello di autorità, diciamo, sul stabilire cose qualitativamente... elevato e cosa è qualitativamente scarso in termini di animazioni, regia, compositing, che secondo me è ancora molto legato al semplice gusto personale, al semplice io sono affezionato a questa serie qua, quindi la conosco molto bene e so spiegarti molto bene perché certe scelte sono state fatte, ma questa cosa qua non significa necessariamente che la serie sia pregevole, significa che tu la conosci bene, è diverso. Eppure molte persone tutt'oggi vanno verso quella direzione lì, quella di pensare che un certo tipo di cosa, perché l'ha scritta una persona che è fan di Naruto da 20 anni e scrive di Naruto da quando Naruto è uscito dalla pancia di sua madre e cerca di in qualche maniera di categorizzare per quale motivo le opening di Toshiyuki Tsuru sono belle, per quale motivo Hiroyuki Yamashita è un grande animatore, roba così. Riferimenti a cose e persone completamente a caso, ovviamente. insomma, ti trovi poi nella situazione di dire ma quello che lui sta dicendo realisticamente è un discorso relativo alla qualità intrinseca del prodotto Naruto o è un discorso relativo al fatto che lui è appassionato di queste cose. Uno deve secondo me saper discernere tra le due cose e per farlo uno ha bisogno secondo me di inserirsi all'interno di queste dinamiche qua e apprezzarle in maniera genuina. Se poi uno non le apprezza in maniera genuina e si guarda semplicemente sulle opinioni degli altri, poi si finisce con avere una community che crea queste figure molto mitizzate, molto mitologiche e anche un po' fatte tipo a sala degli specchi della realtà, no? Dove tu avete presente una sala degli specchi dove tu entri dentro e hai magari la faccia enorme o le gambe altissime perché gli specchi ti riflettono in maniera strana. E la stessa cosa secondo me succede in questi casi qua, dove tu per via dell'apprezzamento nei confronti di un certo animatore tu apprezzi il suo modo di magari ragionare e di concretizzare una scena, però magari
non sai che ad esempio quell'animatore lì arriva sempre in ritardo e consegna sempre dei Genga che magari fanno schifo e che c'è bisogno di fare il Genga Sakan su ogni singola cosa, oppure non sai che ad esempio fare gli stickman nei layout al posto di disegnare cose fatte bene. E questa è una storia di vita vissuta e di molto triste che mi è di un animatore che io amavo molto, che amavo moltissimo, che ho visto un suo layout che dovevo, di cui bisognava fare la Inigenga. E mamma mia che brutto che era, è stato triste. E io ho detto, cavolo, ma se io queste cose l'ho vista dal punto di vista della Saga Community e basta, no? Io queste cose non le avrei mai sapute. E per me sarebbe sempre rimasto un mito, una figura eccellente da ogni punto di vista. Eppure nella realtà di fatto lui era un essere umano come me, era una persona estremamente fallibile come tutti gli altri. E probabilmente sì, cioè, se il supervisore di animazione in quel caso lì, io gli avrei tirato un pugno in faccia, se non peggio. E, insomma, quindi tutto sommato, ecco, secondo me c'è un... Per questa ragione, secondo me, dire sì, la Sacco Community, ok, però... Bisognerebbe, secondo me, cercare di sviluppare un proprio gusto personale, sì, 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 e saperlo far crescere in qualche maniera, certo, come se fosse una pianta al quale tu devi dare la giusta cura per permettergli di svilupparsi, no? Certo. In modo tale che poi una cosa che tu conosci effettivamente di cosa si sta parlando e che tu non lo conosci, sulla base di quello che vedi sullo schermo, tu sai dire se ti piace o non ti piace, perché ti piace o perché non ti piace. Sì, sì, sì. E questa è la mia opinione. Quindi il riassunto è tutta una menzogna. Però voi fatevi la vostra opinione. Non fidatevi di niente e di nessuno, esatto, soprattutto di quelli che soprattutto di quelli che su Twitter sembra che ne sappiano qualcosa di cartoni e si vantano solo e soltanto perché Hamasaki ha ricondiviso il loro io direi di levare il follow a Mr. Gozaemon e Far da Twitter. Ovviamente la citazione a quello che parla di Naruto era totalmente non voluta. Non era Gozaemon, comunque Gozaemon ha capito di chi sto parlando. Sì, sì, ho capito, attenzione. Sì. Allora direi che siamo alla chiusura, ragazzi. Grazie mille per essere stati con noi. Un po' meno Far, che è vittima del sistema e quindi ci fa schifo. Prima di chiudere, però, io volevo fare una domanda a Far. Eccola. Perché più volte in questa live ha detto China So Man. C'è un indizio in questa storpiatura o semplicemente perché ti fa ridere? Perché dici per l'outsourcing? O per quella persona che ha un nome che assomiglia a China. Perché ci sono due possibilità in questo caso. Ho capito. Vabbè. Ti dico che la prima ha molto senso, la seconda no. Ti ha colto a colpo. Forse era meglio il contrario. Va bene, ragazzi. Va bene. Vi mandiamo da Carp che è in live, sta avviando il ride. Sì, mi raccomando, seguite Far sul suo blog quando lo aggiornerà. Ma quando va Fede dormi, ti prego. Sempre se dormi. E Mr. Gozaemon, non ce la faccio più, comodo. Che pelle bianca, sei sciupato, per favore. Io adesso devo tornare subito al lavoro. Perché la mia vita è una guerra. Ogni giorno, buona Fede, però trovalo un po' di tempo per riposare, ti prego, fallo per me. Va bene, ragazzi, buon lavoro a tutti. Infatti non glielo dico, tanto lui no, tranquillo. Prima o poi si esploderà Far, quindi tempo a tempo, come l'industria giapponese. Per essere ristati con noi, ci ha fatto un sacco piacere. Sì, io mi allontanerò da Paolo attraverso un atto deliberato, probabilmente. Ciao ragazzi, ci vediamo domani, ragazzi, a domani, ciao. Ok, li abbiamo mandati, bella rega, grazie mille.